tema che fa parte di un programma di impegno da parte del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, ma anche a livello locale, direi anche a livello europeo, visto che la comunità europea è molto sensibile a questa domanda ed è molto autonomo nei confronti di una condivisione di informazioni a livello di diverse nazioni europee, anche diversi paesi. E il tema spero che sia, diciamo, in parte qualcosa che voi avete già una sensibilità, dall'altra parte spero di no, perché così oggi possiamo suscitare un po' di curiosità, un po' di interesse. Inizialmente questa iniziativa voleva essere inserita all'interno del Next Day del 2013, che è oggi a livello nazionale, però essendo diventato un momento politico non è possibile per le linee guida della Next Day dare patrocinio a questo evento. Però il tema ci interessa e abbiamo organizzato lo stesso questo incontro. Ringrazio sin da adesso i tre relatori, Davide Fabi che fa parte della Linux User Group di Sinigaglia, Marco Scaloni che rappresenta Informatica, che è un'azienda di Sinigaglia che lavora in software libero e ha già sviluppato i progetti poi in presenterà Giacomo Marinelli, che è responsabile del CET della provincia di Veneto, provincia di Macerata, che ha già da diversi mesi effettuato applicazioni utilizzando software open source e ci verrà a rappresentare, la sua esperienza e l'iter che è stato fatto per raggiungere questo obiettivo. Io non mi dilungo oltre, lascio la parola a Davide, il primo relatore, che ci introdurrà appunto il tema del software. Buon pomeriggio a tutti, tanto mi fa piacere essere qui anche come rappresentante del Loop di Sinigaglia, appunto Loop sta per Linux User Group, a parte l'acronimo inglese siamo appassionati di software libero, in particolare del sistema operativo Linux, tant'è vero Linux è semplicemente un sistema operativo, ma dietro operativo, appunto, cioè il software che consente di far funzionare una macchina, quindi un personal computer, dietro il software libero ci sta un mondo di applicazioni che appunto consentono poi agli utenti di svolgere molto disparate funzioni, da utilizzare la posta elettronica piuttosto che navigazione internet o semplici programmi per la infrastruttura e così via. Quindi ecco, intanto vi ringrazio per l'invito faccio una breve storia di come è nato il Loop a Sinigaglia. Noi diciamo, ci siamo trovati intorno al 2004 con un gruppo di appassionati appunto di software, chi veniva dal mondo dell'università, chi invece era semplicemente appassionato di informatica e grazie a questo appoggio abbiamo iniziato un percorso. Le attività sono state enormi, ci siamo visti per una birra, ci siamo visti magari per fare un installation party, quindi abbiamo cercato un po' di coinvolgere la cittadinanza cercare di capire cos'è il software libero, cos'è un sistema operativo libero come Linux, e poi abbiamo lavorato molto con le scuole, tant'è vero che negli ultimi anni la nostra partecipazione è stata fortemente orientata alla scuola, laddove si formano poi i nuovi utenti dell'information technology e quindi anche dell'utilizzo dei computer. Il software libero che cos'è? Adesso lo so, è difficile parlare una platea in cui magari c'è chi sa già cos'è, così come qualcuno che non sa neanche cos'è, magari ha difficoltà di interpretare un linguaggio.
linguaggio più molto tecnico, quindi parlare di sistemi operativi cioè potrebbe essere difficoltoso. Ad ogni modo cercherò di scrivere qual è la filosofia di software libero, perché dietro un sistema operativo o un programma c'è una filosofia, una logica, e questa logica nasce un po' dal fatto che si ritiene il software come un qualcosa che debba essere libero, cioè così come la conoscenza o una poesia diventa un bene per tutti, anche il software come frutto del lavoro dell'uomo deve essere, secondo questa filosofia, libero e accessibile a tutti. Beh, il software libero in questi anni ha avuto un'evoluzione incredibile, tant'è vero che oggi gran parte dei server a livello mondiale sono Linux, sono sistemi operativi liberi, piuttosto contro il mondo Microsoft, che comunque fa un po' da padrone e è l'alter ego il contro al software libero, cioè il software proprietario. Quindi parliamo di software libero e di software proprietario. Bene, sempre parlando di filosofia, quello che accomuna i gruppi che si avvicinano al software libero è il fatto che se ciascuno di noi ha un'idea e questa idea viene condivisa, le idee che ciascuno di noi ha sono due, non tanto come un bene materiale quindi, ma come bene ideologico. Ci appropriamo delle idee di qualche cosa che non è tangibile, però allo stesso tempo ci consente di crescere. Bene, quindi conoscenza, informazioni, la conoscenza sono or grigio, sono beni più preziosi dell'oro giallo. L'oro grigio si può duplicare a costo zero, l'oro grigio ci consente di salire sulle spalle dei giganti, come ci veniva poi detto dalla citazione Newton, ecco, come ci diceva Newton, e l'oro grigio deve essere un bene comune. Quindi il software non deve appartenere e non deve sostanzialmente avere padroni, è brutto dire avere padroni, però non ci deve essere qualcuno che ci dice che cosa dover fare con quel software. Siamo in un certo senso abbastanza integralisti da questo punto di vista, anche se poi viviamo nella realtà e in un certo senso ci si confronta, quindi si vuole dare una mission, la nostra mission è comunque quella di rendere il software come punto della conoscenza e come tale non deve appartenere a qualcuno. Che cos'è un software? Un software è fatto di codice, di 0 e 1, e quindi le macchine non fanno altro che interpretare questo codice. Si parla di software, di codice sorgente, come quella serie di informazioni facilmente comprensibili all'uomo, ma poi interpretabili dalla macchina. E questo che voi vedete, io vi sto praticamente mostrando, è un linguaggio di programmazione, un software scritto da un programmatore. Questo software viene poi interpretato dalla macchina e viene tendenzialmente compilato o interpretato. Quindi conoscere il codice sorgente consente da parte di chiunque di interpretarlo, di poterci mettere le mani, di modificarlo. Se io invece distribuisco un codice in 0 e 1, nessuno riesce a mai, non sappiamo che cosa c'è dentro. Quindi quando parliamo di software libero parliamo anche di open source, cioè di soggetti aperti. Nel momento in cui chiunque di noi ha in mano software libero può vedere questo, può vedere il contenuto, può vedere com'è che è stato implementato. Se invece acquista un prodotto compilato, un 0-1, non potrà mai capire come in effetti quel software funziona. Quindi il vantaggio dell'open source è proprio ci consente a chiunque perlomeno di vedere come funziona quel software. Ovviamente capire come funziona bisogna avere anche le competenze, quindi bisogna avere anche diversi gradi di conoscenza, perché la complessità del software oggi è in effetti enorme. Ora sì, qui ci sono le quattro libertà fondamentali del software libero, però prima di parlare di queste quattro libertà
adesso spero di riuscire a farmi sentire l'audio, comunque è sottotitolato e descrive qual è la logica e la filosofia del software libero, perché software libero non significa open source, perché molte volte si fa confusione, cioè si lega il free software con l'open source, ma non sono diciamo la stessa cosa. Sicuramente il free software è open source, mentre open source non significa che sia poi il software. Dopo magari posso approfondire questa differenza. Però ad ogni modo mi piaceva farvi sentire dalla voce del padre fondatore della Free Software Foundation che cosa si intende per Free Software. Ci proviamo, eh? Innanzitutto questa macchina funziona con il sistema operativo Linux, quello che vedete è una distribuzione Ubuntu che gira su un portatilino di ultima generazione. Tra l'altro questa macchina è stata acquistata con questo sistema operativo preinstallato con un costo sicuramente anche più basso rispetto a un sistema operativo proprietario. Thank you.
quando ci scontriamo con la libertà, sicuramente le licenze entrano prepotentemente in questo ambito. Oggi il copyleft si scontra con che, cioè è un'alternativa a quello che è il copyright. Il copyleft ci dà delle garanzie, cioè ci vengono concesse dei permessi. E ovviamente non la necessità di chiedere all'autore di fare la modifica, se mi è già concesso il permesso, io sono comunque libero di muovermi. Immaginate un software abbastanza complesso o anche semplicemente un documento pubblico. Se questo documento è protetto da copyright, io dovrei chiedere a tutti gli autori di quell'oggetto la possibilità di modificarlo. Nel momento in cui invece questo documento, questo oggetto, che non è solo un documento limitativo, questo oggetto, che mi lasciamo con quel copyleft, io già so in principio che cosa posso farne. Quindi non necessariamente posso farci qualsiasi cosa, io posso rilasciare quell'oggetto solo ad uso commerciale, oppure potrei dire rilascio questo oggetto e fatene quello che volete. Ora, la licenza principe del software libero è sicuramente la GPL, che è stata General Public License, e il MIU che richiama not Unix, cioè è un acronimo che non ha un vero e proprio significato, ogni lettera non ha uno specifico significato, ma è nato nel momento in cui si voleva distinguere questo sistema operativo Linux da sistema Unix. Quindi ecco perché non Unix sta per dire che non era un sistema Unix, anche se il sistema operativo Linux nasce sulla falsa riga del sistema operativo Unix. La storia è molto lunga, io tutti potrei continuare all'infinito. Sta di fatto che l'informatica è una scienza che ha 50 anni, forse qualcosa meno, e in questi anni c'è avuto una evoluzione strepitosa. Nel 1971 nasce la prima comunità di condivisione del software libero, nel 91 Torvald e Linux Torvald sviluppa il kernel, il noccio del sistema operativo Linux, e poco prima Stallman fonda la Free Software Foundation. Quindi diciamo che la mente rimane Stallman in questo movimento, mentre il braccio, c'è chi ha sviluppato poi il primo applicativo di Free Software, e il sistema operativo è stato Linux Torvald. Questo è il nostro amico Stallman, questo è il nome New is Not Unix, questo è il soggetto di Linux Torvald, che ha sviluppato appunto il pinguino che è la mascotte di Linux, e qui due parti fondatori. Adesso vado un po' avanti perché questo possiamo. Vado a prendermi le cose che mi piace invece farvi vedere. Ecco. Allora, il software libero presentiamo così in qualcosa di un pochino più venale. Quando si parla di software libero, a volte si fa un po' di confusione, cioè si sempre vede che tutto è gratuito. Non è così, ci sono comunque dei costi, se non altro i costi di tutte quelle persone che magari pur non essendo retribuite direttamente hanno contribuito alla creazione del software. In particolare l'utilizzo del software libero ci moralmente ci obbliga a dare qualcosa alla comunità, se non altro a segnalare quali problemi, a essere comunque attivi, non semplicemente utilizzatori. E in un certo senso anche l'utilizzo della pubblica, pensiamo alla pubblica amministrazione, del software libero dovrebbe essere un po' contagiosa, nel senso che l'utilizzo del software libero richiede
la partecipazione, non si può essere solo utilizzatori. Ecco, il libro appunto non vuol dire gratis, tant'è vero che non necessariamente il software che viene installato su delle macchine che utilizzano quindi software libero, poi non richiede l'intervento tecnico di qualcuno esperto, quindi in quel caso ovviamente è necessario che queste persone siano giustamente retribuite per le attività che vanno svolgendo, ma anche semplicemente andando a modificare una funzionalità, e non è detto che costi meno del software proprietario. Quindi bisogna capire, bisogna progettare bene come si va a utilizzare il software libero. Oggi il software libero è abbastanza maturo, direi che è maturo per l'utilizzo anche dato desktop. Quindi vedete che in questo momento io sto tranquillamente lavorando con tutto software libero e le funzionalità di base ce le ho tutte, senza dover installare sistemi di virus particolari, senza appesantire la macchina, senza stare lì a fare gli estraggi famosi che bloccano la macchina, cioè la stabilità del sistema operativo Linux e il software libero per poi è tale che tranquillamente può essere anche accessibile a tutti, non è necessario essere degli smanettoni. Bisogna fare una scelta, cioè la scelta di dire poi perde un po' di tempo per capire dove si trova l'icona, come sta aggiornando il software, come, perché comunque siamo tutti nati, anche il sottoscritto è nato utilizzando Windows. È uno sforzo quello che ci viene anche chiesto, cioè la libertà ha un costo, che è il costo di a volte rimettere mano a qualche cosa che non si conosce, che ovviamente all'inizio è uno scoglio, cioè via facile. Il software libero è sicuramente qualcosa di economicamente sostenibile, anche se qui viene posta come una domanda. Ora, ci sono molte aziende che lavorano con il software libero e anche se chiaramente questo modello richiede degli investimenti che non è facile, soprattutto anche in questo momento temporale di grossa crisi, sostenere e mantenere un'azienda che lavori esclusivamente con il software libero, ma sono problemi forse di tutte le aziende. Sta di fatto che l'utilizzo del software libero per molte aziende oggi è stato un vantaggio competitivo, laddove un servizio poteva essere dato a dei costi, dovevo pagare la licenza per l'utilizzo di quel software, avere l'equivalente in software libero significa in effetti risparmiare sulle licenze. Una semplice macchina di questo tipo, faccio proprio degli esempi anche immediati, può costare 70 euro in meno rispetto a una macchina con il sistema operativo Windows o comunque proprietario, e non è poco. Se immaginate una scuola che deve dotarsi di tablet o di netbook, avere su dei volumi un risparmio significativo significa poi investire in altri anni. Quindi in alcune aree sicuramente l'utilizzo del software libero fa risparmiare ed è anche economicamente sostenibile. Sì, ci tengo a dire che Linux è un virus free, diciamo per il 99% delle situazioni, perché potete tranquillamente utilizzare la macchina senza aver installato un sistema antivirus, a meno che non andate a inserire un programma sconosciuto che siete scaricati da internet, ma quello dopo diventa comportamento inaccettabile dal punto di vista proprio operativo. E questo è uno dei grossi motivi per cui dovete usare Linux, un sistema operativo Linux. È una stabilità che voi la schermatina blu non
cioè molto difficilmente può capitare una volta all'anno, questo lo dico io che ci lavoro tutti i giorni. Quindi la stabilità dei sistemi Linux è ormai riconosciuta da, diciamo, da gran parte degli utilizzatori dei PC. E questo già è un po' vecchiotto, è come foto, però è ancora verità. Io non vorrei tediarvi ulteriormente, perché forse è bene che ci sia più un dibattito o ci sia mi piacerebbe rispondere a quelle che magari sono le vostre considerazioni, un desiderio di approfondire alcune questioni, perché diciamo si potrebbe parlare tanto di software libero, però si rischia magari di essere un po' tediosi, anche perché diventa un po' anche ripetitivo, cioè non è che ho altre cose da presentare, se non magari rispondere nell'ambito dell'applicazione di questa filosofia, come ci aveva detto Davide, all'interno della pubblica amministrazione. Quindi chiedo a Marco se per cortesia qualche dire a presentarci l'esperienza che anche grazie a lui che si in Italia è stata messa in piedi. Allora, apro un paio di siti, ormai scusate ma ho perso l'abitudine di portarvi slide, un po' perché si possono fare online, un po' perché da un po' di tempo presento dei siti web, si fa bene a vedere i siti web direttamente. Intanto, come avete già introdotto, sono qui a portare un'esperienza di un progetto che sta, anzi diciamo che si è in parte concluso e sta procedendo come previsioni. Un progetto che nasce a Senigallia, ma è quasi da subito diventato prontamente di respiro nazionale, anche se fosse ancora non di importanza nazionale, sicuramente come obiettivo quello di avere un respiro nazionale, è operativo su due comuni italiani che sono stati i primi due comuni che hanno finanziato l'avvio del progetto e che stanno quindi mantenendo gli impegni e rendendo operativo. Chiaramente l'obiettivo è quello di estendere. Sto parlando del progetto per municipio. Il progetto per municipio potete vederlo all'opera. Non la connessione qual è? No, c'è il cellulare. Ah, il cellulare non c'è. Quindi abbiamo un po' di latenza in più nel caricare le pagine. Dicevo, il progetto per municipio lo potete vedere intanto. Operativamente su due siti web, uno è quello di Udine, udine.org.it, e l'altro è quello di Senigallia, senigallia.org.it. La differenza è che quello di Senigallia è diciamo più avanzato, presenta diciamo delle caratteristiche, se volete, migliori, più arricchite, o migliorare diciamo arricchite, con però la premessa che è un sito in versione più di
dibattiti, non vedo, nel senso che non è versione ufficiale, non è stato rilasciato ufficialmente, voi lo vedete, ma è come se non fosse pubblico. Lo vedete perché è giusto, diciamo, anche più comodo parlare di una cosa dentro, sennò danno gli orecchi. Intanto, magari lascio le slide, diciamo dopo, andiamo direttamente al dunque. Intanto si parla di ciò. Intanto diciamo questo, che se in Italia è possibile quindi con questo strumento avere le informazioni direttamente dettagliate su un certo politico. Io vi cito il nome, lui propone una maschera, magari anche in base alle lettere che digito, seleziono che siamo aggiornati che è il sindaco, selezionando un politico, politici locali ovviamente, quindi stiamo parlando dei 30, 31 più 6 assessori, diciamo 37 persone, io posso sapere intanto chi è, che ha carriera politica, adesso vedere perché il sito presenta diciamo pochi dati, essendo un po', posso avere anche dettagli insomma su come è tracciato, su come sapere di più, ma anche diciamo soprattutto quello che fa in consiglio, quanto vota, cosa vota. Per esempio, in maggioranza so chi è presente più della media, oppure posso avere un'idea di quello su cui sta lavorando, degli atti che ha presentato e sugli atti presentati, quelli che sono stati approvati e quelli che non sono stati approvati. Oppure posso avere anche, posso riascoltare, meglio di leggere, ma anche riascoltare questo, i suoi interventi in aula, così da avere, diciamo, lo storico del Consiglio Comunale, senza dover stare lì fisicamente a sentire interventi, oppure da casa per esempio in streaming. Qui diciamo lo storico rimane per sempre. Oppure posso avere un'idea degli argomenti di cui si occupa. Io so che purtroppo questa non è una bar cloud, potremmo anche implementare così ancora in maniera più efficace una modalità che dà un'impressione pesante dell'importanza di un argomento sull'altro, ma diciamo che dà un'idea comunque già degli argomenti di cui si occupa. Questo è una scheda di un politico, però potete navigare, vi invito a farlo, anche la pagina relativa alla TUM, al Consiglio e alla Commissione. Per esempio, il Consiglio ha una propria pagina in cui avete elencati i vari consiglieri, cominciando dal presidente del consiglio. Ovviamente adesso non vi scorro tutti, ci sono i 31 consiglieri, ci sono 30 segnali consiglieri più il sindaco, con diritto di voto, più ci sono due consiglieri aggiunti stranieri che non hanno diritto di voto, e potete già avere un'idea di quanto sono presenti e di quanto e di come votano effettivamente. C'è un dato errato che sono in questo 140. Quando vi ho detto che il sito ancora è in fase alta, diciamo, non è ufficiale, è perché ancora esistono delle anomalie relative ai dati che stiamo risolvendo, nel senso che sono questioni relative, diciamo, all'incremento dei dati da parte del comune che ci permette in questo momento di avere dati. Ma a parte che diciamo dettagli su cui non è neanche importante soffermarsi, io posso, per esempio, banalmente sapere, avere la classifica di più presenti, oppure di quelli che producono più atti, oppure di quelli più monitorati, su questo ci tornerò, cosa vogliono monitorare un politico, oppure i voti liberi, cosa sono i voti liberi? Sono i voti che il politico esprime in contrasto con il proprio gruppo. Cos'è il voto del gruppo? Il voto del gruppo è il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del gruppo. Quindi se il gruppo esprime, è composta da 9 persone, 5 votano sì, 4 votano no, il voto di gruppo sarà il voto sì, i 4 che votano no sono voti irregolari, così detto. Ora, una cosa che non ho detto, ma che forse alcuni di voi hanno già pensato, è che questo sistema non è originale, nel senso che UPE in principio non ce lo siamo inventati da zero, ma ce lo siamo copiati da UPE Parlamento, che è un'esperienza che l'associazione Open Polis sta portando avanti da diversi anni e che appunto grazie allo
sostituzione per polizza l'abbiamo anche portato su scala locale, su scala comunale. Quindi diciamo quello che è avvenuto a Senigallia è questo, abbiamo avuto un'idea, grazie a chi ci ha messo le porte anche forte, per realizzare una esperienza locale e uno strumento che ritenevamo molto valido per tutto il Parlamento. Sul Parlamento esistono questi concetti, a livello di andare sul Parlamento. Esiste già un concetto di molto livello, o il monitoraggio politico, o il monitoraggio di una politica. Per monitoraggio intendiamo semplicemente la possibilità di esprimere da parte dell'utente registrato della piattaforma, in questo caso dal Parlo 56, di esprimere l'interesse ad essere aggiornato su quello che succede a un determinato politico. Faccio io per esempio, ho votato Enzo Monachiesi, non è di quello. Questo ho votato Enzo Monachiesi, voglio sapere cosa fa. Cosa fa con il consiglio? Benissimo, vado qui, mi loggo, mi autentico, cioè, e clicco su monitora. Questo qui, adesso tanto magari Enzo Monachiesi. A questo punto il database, diciamo che c'è il municipio, riporta che Davide vuole monitorare Enzo Monachiesi e cosa succede? Ogni notte partiamo delle mail, diciamo, di notifica. Se Enzo Monachiesi ha prodotto un atto nuovo, se Enzo Monachiesi ha cambiato lo stato di un certo atto, presentando per esempio, non so, una interpellanza, Davide riceverà una mail in cui c'è scritto Enzo Monachiesi ha presentato stato. Cliccabile, quindi lui può cliccare, quindi conosce in tempo reale quello che succede a quel determinato politico e quello che lui si vuole monitorare. La stessa funzionalità la posso attivare sugli argomenti, o gli argomenti non sono altro che se avete dimestichezza, ma penso che la maggior parte di voi ce l'abbia sul web, sul blog per esempio, è chiaro che chiunque utilizzi un blog o legge un blog conosce cosa significa un tag, un argomento, un tag. Cioè io posso avere, dire questo post, questo articolo, sì, parla di rifiuti. Benissimo? Allora, creo un tag rifiuti e lo associo a questo articolo. La stessa cosa si fa sotto il municipio. Cos'è che posso taggare? Qui non ci sono i post perché questo non è un blog. Posso taggare un atto. Per cui esiste un lavoro che è stato fatto, un lavoro di tagging, da parte diciamo, di una redazione che si è occupata di curare, questo, diciamo, cura i dati di Open Municipio di Senigallia e si è occupato quindi di taggare un determinato atto. Per esempio, andiamo a vedere nel tempo, prendiamo l'atto del 2011, purtroppo un po' lento per via della connessione, per cui un po' di pazienza in più. Allora, modifica il regolamento ICE. Questa è una lettura del Consiglio Comunale. A questo punto io apro la scheda dell'atto, qui ci sono tutti gli atti dal 2010, anzi diciamo per essere precisi tutti gli atti dal dicembre 2010 e alcuni anche da aprile, non mi sto a dire motivi ma ci sono diciamo di operativi. Ecco, la scheda dell'atto mi dà la possibilità, ecco, vedete qua a destra, avere l'argomento dell'atto. Io ho taggato questo atto dandogli il tag bilancio e tasse imposte. Dunque, poi vedremo meglio nel dettaglio, diciamo i dettagli della scheda di un atto. Intanto posso vedere che quest'atto ha taggato un certo argomento e quindi se un utente come Davide decide di monitorare l'argomento tasse imposte, posso farlo a questo punto, vado sulla scheda dell'argomento, che ha la propria pagina, d'accordo? Questa è la pagina del documento tasse e imposte, e vado a monitorare. Questo argomento ancora non viene monitorato da nessuno, tra l'altro, perché dice zero cittadini monitorano l'argomento. Clicco su monitora, a questo punto, come prima succedeva per i politici, succede la stessa cosa per l'argomento. Per cui Davide riceverà quando esisteranno nuovi atti di quell'argomento, nuove attività relativa a questo argomento riceverà in questo ovviamente
vale per tutti gli argomenti, tutti i politici che intenda decidere di monitorare, può monitorare anche tutti i politici di quel comune. Benissimo. Allora, intanto vabbè, qui è semplice vedere che un certo argomento ha una pagina di riepilogo che dice quali sono gli altri argomenti. Quali sono? Esattamente quanti sono? Ci sono 12 interpellanti, un'interrogazione, 6 mozioni, 22 proposte di delibera. Voglio sapere quali sono le interpellanti, apro, clicco su 12, mi si apre la pagina dell'interpellante relativa a quell'argomento. D'accordo? Come vedete dai filtri, già lui ha capito, io voglio tutte le interpellanti, voglio l'interpellante di consiglio relativo all'argomento tasse e imposte. E sono 12. E tutte 12 le posso mettere. D'accordo? Quindi diciamo adesso io sto navigando il sito, non mi è andato a pensare, mi sto dando, non seguo un certo ordine, diciamo che cose poi vedete da soli, che è un sito, è anche difficile, sinceramente non sono capace di presentare in campo l'analitica tutto. Vi invito a farlo, intanto comunque vi faccio vedere con la scheda dell'atto, che qui eravamo già prima, per esempio l'interpellanza che riguarda, qui siamo sul tasse imposte, quindi diciamo riguarda sostanzialmente spesso il mutarsi o cose del genere. A questo punto io conosco dalla scheda dell'atto, oltre agli argomenti come vedevamo prima, questo è un atto diverso, questo è un atto cui ci sono più argomenti, no? Prima ce n'erano solo due, in questo caso è stato attaccato con 6 argomenti addirittura. Nessun cittadino lo sta monitorando, però io posso tanto rileggere l'atto. Questo è un atto di tipo di consiglio comunale, ma è un interpellato, quindi qui io mi trovo un proponente che quindi Gabriele Mariuccio è un consigliere, non è ancora monitorato da nessuno, e ha la foto e ha. Intanto posso leggere la sua interpellanza. Qui interpella, chi risponde c'è dopo, capiamo se è particolarmente nervoso, risponde Francesca Michelapaci, che è un assessore, assessore di bilancio, e Cameruccio poi replica. Quindi abbiamo un principio come il comune, un interpellante nato e viene dato a contare. Ma sono atti anche, non so, per esempio, non solo l'interpellante, sono atti anche, io leggo il filtro, in questo caso il filtro che io sottopongo, poi magari faccio vedere anche in altri casi, lo faccio vedere subito. Ho 825 documenti, sono gli 825 atti che il Segretario ha prodotto dal 2011, più o meno, come ho detto prima. Posso, per esempio, voler sapere tutte le delibere di consiglio. Allora, clicco su delibera, sono 169 delibere di consiglio, e qui posso procedere a filtrare il documento, posso filtrare sulla base di chi è il proponente, di chi è, diciamo, si è aggiunto al consiglio, l'anno, ma posso anche filtrare sulla base del fatto che sia un atto chiave. L'atto chiave è un attributo che la relazione attribuisce, appunto, concede a certi atti perché ritiene che siano particolarmente politicamente più importanti. Chiaramente è una scelta giornalistica, come una scelta, quindi anche soggettiva, può essere opinabile, diciamo che è però utile, perché come già avete intuito, un sistema di questo tipo ha bisogno di una relazione che faccia il tagging, che faccia per esempio questa scelta giornalistica di attribuire un certo punto chiave, anche se poi è importantissima, però è utile, in modo tale che il cittadino magari può anche seguire principalmente quello che è più, come dire, caldo di quello che trascrizione degli atti, senso proprio vedete, i carri, la durata della relazione, poi viene presa, diciamo, in diciamo un po' a un po'. Poi su questo, su come arrivano i dati, magari anche perché è un argomento piuttosto che poi è qualche più critico c'è questo sistema, comunque. Non è che ci sia molto altro, nel senso che c'è altro, però magari lo vedete da soli. Sull'atto semplicemente vi faccio vedere un'altra cosa. Io apro una certa delibera, questa delibera, come vedete qui, ha un iter, quindi io posso conoscere in che stato sta. Adesso guardate che la data, la faccio notare io, la data della presentazione uguale alla data dell'approvazione, perché in questo momento se mi cambia i dati, sta fornendo in una maniera
incompleta. Potenzialmente il concilio gli consente di seguire l'iter dell'atto a partire dalla sua presentazione in consiglio, o meglio, a partire da quando diciamo, il dato viene caricato, quindi da quando il comune lo rende pubblicabile, diciamo che senza nessun problema il comune può rendere pubblicabile un certo atto, se va in consiglio, dal momento in cui va nelle mani dei consiglieri comunali. Questo succede quando l'atto viene chiuso dagli uffici, diventa, diciamo, non è più un foglio Word in bozza, ma diventa ufficialmente chiuso. A quel punto l'atto va al presidente del consiglio comunale, che provvederà a notificarlo ai consiglieri, per cui il consigliere è prodotto della questione, quindi può studiarselo e può andare al consiglio comunale a votarlo. Questo succede almeno per legge alcuni giorni prima del consiglio. Quindi, nel caso peggiore, noi possiamo avere l'atto disponibile online alcuni giorni prima del consiglio comunale, e non è un dettaglio da poco. Anzi, diciamo che questa è una delle idee di base che ci ha posto: avere sotto le mani, durante il consiglio, qualcosa che noi cittadini ci siamo studiati, e non è banale. Se no, uno, chiaro che il consiglio lo fa anche online. Se il cittadino sente qualcosa di cui non conosce assolutamente nulla, è difficile, è tardi intervenire. Quindi diciamo che, come potete vedere qua, l'atto ha un suo iter che può partire da prima possibile. Può avere un iter che include, che ha anche delle fasi di commissione. A questo punto può avere invece l'approvazione finale. Ha preso un atto che non è stato ancora votato, quindi non avete un iter alla votazione. Adesso prendo un atto che è stato invece votato, per esempio un atto del 2011 sicuramente è stato votato. A questo punto, ecco, la deriva di consiglio modifica il regolamento ICI, questo non è un atto vecchio, ecco, oltre ad essere approvato ho anche la votazione. Quindi io, a distanza di anni, per esempio, posso conoscere come ha votato Pinco Pallino quell'atto. Quindi posso sapere quali sono i valori da contare, qual è la distribuzione dei voti nei gruppi, ok? Ma posso anche conoscere cosa ha votato il singolo consigliere. Questo su tutti gli atti. Ora, un esempio che mi piace fare è un atto particolare, per esempio, particolare perché riguarda il municipio. Esiste un atto sindacato che riguarda direttamente il municipio, perché quel municipio è stato finanziato, per cui c'è un atto che dice ok. In realtà in termini formali non si chiama quel municipio, ma se in caso ma si chiama anche pubblica delle dirette nominali, che è un contratto, un progetto radicale nazionale, parte dal 2009, credo, che ha visto diversi comuni di amministrazione coinvolte, la provincia, le regioni. Ecco, io ho cercato anagrafe nella ricerca libera, perché oltre a avere dei filtri io posso anche filtrare dopo aver fatto una ricerca libera, posso cercare liberamente una parola, a quel punto posso anche applicare il filtro dopo, io filtro, cioè scusa, cerco faccio una ricerca libera, lui mi dice quali sono gli atti che contengono quella parola, dopodiché posso procedere a filtrare ulteriormente sulla base dei vari parametri che ho. Comunque questo potete sperimentarlo da voi. Ecco, il primo atto, quello del 4 aprile 2013, è l'atto che approva il Consiglio Comunale la pubblicazione dei dati sostanzialmente nella forma che vedete oggi. Quindi è quell'atto che impegna il singolo consigliere, diciamo, ad essere pro o contro questo strumento. Quindi posso sapere, oltre al testo, oltre al testo di eventuali allegati, ok? In questo caso c'è solo un documento allegato che è diciamo, lo stesso documento di Lupa, diciamo il documento che ufficialmente il comune memorizza nei propri sistemi normativi, ed è il documento allegato. Posso sapere anche la votazione, per esempio. Quindi chi ha votato per o per municipio, chi invece è stato contrario al municipio, chi è stato astenuto sul municipio. Posso anche scoprire che il municipio è stato votato con un solo voto di scarto.
quindi è stato approvato con 16 voti contro 15 assenti. 16 voti di scarto, perché ho 16 voti favorevoli per un però è stato approvato tra l'altro grazie a un voto dell'opposizione, se no la maggioranza non l'avrebbe approvato. Questo è diciamo, interessante. Quindi posso sapere perché Alessandro Cicone Massimo non era assente, l'opposizione, alcuni erano assenti, pur essendo la maggioranza. Per esempio Gian Guaglielmo del PD è assente. Oppure Luigi Cotto Damiano, per chi è dell'opposizione, ha votato a favore. Grazie a lui è passato, a questo signore. Ma perché il fatto che ci fossero assenti non raggiungeva il quorum? Non si raggiungeva il quorum legale. E quindi il consigliere Vecchini ha votato a favore, qui si può sapere diciamo, quello che fa, le commissioni a cui partecipa e così via. Ultima cosa, prima di parlare anche dei dati, che è una parte abbastanza interessante, qui ci sono le pagine principali, quelle del consiglio, della giunta, diciamo, che vi ho fatto più o meno vedere, quelle degli altri, poi c'è la pagina relativa agli argomenti che vi dà ecco, la cloud diciamo, classica del peso dei vari argomenti. Questi sono tutti gli argomenti di tutto il sistema, quindi diciamo, si può ecco, vedere che per esempio gli atti che riguardano il bilancio sono preponderanti. Una cosa che abbiamo tra l'altro inserito al costo minimo è che vengono considerati dei dati particolari quelli relativi ai quartieri, cioè ogni quartiere è un target. Per cui se un atto parla particolarmente di un certo quartiere, di certi quartieri, come atto è considerato anche interpellante, quindi posso anche avere un'idea precisa di quanti sono gli atti che riguardano un certo quartiere. Per esempio, le saline, un quartiere di Sinigallia, se io clicco sulle saline posso sapere tutti gli atti che riguardano le saline. Chiaro che un utente che abita in questo quartiere sicuramente monitorerà questo quartiere, d'accordo? Io faccio monitora, caro non abita le saline, però adesso monitorerà anche le saline. A questo punto posso sapere che ci sono 6 interpellanze e 4 interpellazioni. Vediamo le 4 interpellazioni delle saline. Chiaro che un utente, come dicevo, che abita in questo quartiere, magari prima di votare può anche dare un'occhiata a chi si è occupato del suo quartiere. Lo fa in maniera scientifica. Quindi magari per esempio vediamo la manutenzione di Piazzelle il 5 ottobre, Bazzani della Lega, che è stato uno dei consiglieri più attivi, quello della Lega, assolutamente, ha presentato questa interpretazione, poi si è dimesso. E ecco, veniamo ai dati. Allora, per i dati potrei farvi vedere tre slide in voce, ma possiamo anche parlare a voce, però mi aiuto con le slide. Questa è la mia mail, passo sulla linea. Allora, diciamo questo, che il sistema open principio è un sistema di software libero, non siamo qui a caso, open principio è software libero. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che se andate su GitHub, che non so se conoscete, ma è una piattaforma, diciamo, sicuramente dei professionisti di software o chi si interessa di software lo conosce, è una piattaforma online dove, che ospita tantissimi progetti software, migliaia, decine di migliaia, credo anche forse più, milioni, chiaro, internazionale, alle più note. E ci siamo appoggiati a questa piattaforma che permette di sfruttare questo progetto software in maniera gratuita. Se andate sulla pagina del progetto, che adesso forse caricherà, diciamo, potete scaricarvi completamente il software per un ciclo, quindi portarlo direttamente sul vostro computer e installarvi un'installazione sul fatto della ripetizione di un principio nuovo, completamente nuova, senza dati, sul vostro computer. Attualmente la documentazione per farlo non
non è perfetta, ovviamente lo ammetto assolutamente, nel senso che manca, è una questione proprio di giorni, che ci serve tanto anche noi perché dobbiamo installare sempre la documentazione aggiornata. Però con il nostro assistente, la nostra assistenza sicuramente potete farlo. Ma a breve anche da soli. Ok? Quindi voi potete stare. Chiaramente non aspettate un sistema semplice come una app che riscaricate la funzione, oppure con WordPress che riscaricate già il blog. Ma è così perché uno non è allo stadio di maturazione di WordPress, cioè per municipio. Non è WordPress che ha nello sviluppo di migliaia di sviluppatori, l'applicazione neonata, quindi è abbastanza certa dal punto di vista, o meglio, non è così semplice da installare. Due, non è WordPress, cioè il blog è banale, banale nel senso che un'applicazione di blog fondamentalmente aspetta solamente di essere riempita dai vostri dati, cioè dei vostri post. Un'applicazione di questo tipo nasce con dati che sono molto variegati e di natura molto più complicati. Sostanzialmente sono per la maggior parte dati pubblici, specialmente quelli dei comuni, per cui non è così immediato. Però è sotto il libro, ok? Quindi se non una singola persona, sicuramente una persona più esperta, o un'organizzazione, o una pubblica amministrazione, può prendere questo software e farsi il suo open principio. Poi, adesso forse riusciamo a guardare, ma sto provando, vado a memoria, prima di sbagliare, giusto? Oh, questa è la pagina relativa al progetto. Questo è il albero dei soggetti di OpenMunicipio. Ci sono diversi branch, diverse, diciamo, sviluppi paralleli. In questo momento il branch più avanzato è questo, il DevSign Italia. Comunque, a parte i tecnicismi, questi sono, questo è il codice sorgente del principio, cioè qui voi vedete come funziona esattamente, non vedete il binario che ho fatto nella David, ma qui vedete proprio il sorgente, cioè andiamo su un file per farvi vedere che è aperto e tutto è basato su un framework di sviluppo Python, il linguaggio di programmazione Python, il framework si chiama Django, che è uno dei più utilizzati, e diciamo è quello che è un po' la frontiera attualmente. Il progetto nasce tre anni fa e gli strumenti utilizzati sono di 2 o 3 anni fa, non sono strumenti vecchi, sono strumenti di oggi, quindi sono tecnologie assolutamente contemporanee, adeguate, avanzate. Ecco, avete il codice sorgente, adesso non ci stiamo tanto, però giusto per simultaneamente farvi vedere che è la cosa aperta. Questo non significa nulla. In questo momento, vi aprite un file qualsiasi e avete i soggetti, per esempio questi. Ecco, questo è un file Python che descrive un modello dati, per esempio degli atti, che posso aprire e posso guardarvi come è fatto. Ok, questo è Python. A questo punto, dicevo, andiamo sulla presentazione. Semplicemente per dirvi che Open Municipio vive sostanzialmente grazie ai dati. I dati dove vengono? Vengono dal comune e sono dati ufficiali, e sono i dati degli atti, i dati dei voti, sostanzialmente queste due categorie. In più ci sono i dati che invece qualcuno deve inserire, che sono i dati che abbiamo chiamato redazionati. Cioè, sono dati che sono tag, sono tempo punto di punto chiave, atto chiave, oppure c'è la moderazione, tutta la questione della moderazione. Perché la moderazione è una cosa che mi è sfuggita, ma forse avete notato, che qua e là si possono commentare. Cioè questa piattaforma è anche social. Questo vuol dire che un po' ormai siamo abituati con Facebook, uno può dire mi piace o non mi piace un certo atto, oppure può commentarlo. Per esempio, quest'atto, io posso votarlo a favore o no, contrari o favorevoli, oppure posso commentarlo, oppure posso esprimere il parere contrario o favorevole a un commento. Quindi c'è una componente social, l'abbiamo avuto
inserire, perché è giusto e perché rende, diciamo, più importante anche i contenuti ufficiali, rischiando anche, perché la quale sotto si trascina dietro comunque anche la necessità di una moderazione che poi può essere applicata con criteri diversi, uno può di suo, la piattaforma propone la moderazione in maniera assolutamente a basso profilo, o meglio, non si blocca nulla, eventuali commenti segnalati con contenuti infamatori, contenuti inadeguati, verranno rivalutati la relazione. Cui i commenti sono pubblicati subito. Ecco, questa parte è, chiaramente sono dati non comunali, quindi per avere un'idea più strutturata di come dividiamo i dati, ecco, intanto abbiamo i dati ufficiali del comune e sono atti e voti. Vi faccio una. E poi ci sono i tagliati dati così di relazionali, questo per farlo avere. Sono quei due categorie, due famiglie di dati. Ora, quali sono i dati che il comune fornisce ufficialmente e quali sono i dati che invece bisogna mettere a mano? Poi non è detto che sia esattamente coincidente, nel senso che sicuramente i dati ufficiali del comune sono atti e voti e gli altri sono dati relazionali, però non è detto che i dati ufficiali del comune tu li abbia in maniera automatica, i dati relazionali li devi mettere a mano, perché il comune potrebbe non avere quei dati in formato adeguato. Semplicemente potrebbe non avere neanche in formato elettronico. Potrebbe avere, come succede per esempio a Senigallia, che le interrogazioni sono documenti cartacei, quindi non puoi inserire automaticamente un documento cartaceo, ci vuole la redazione anche lì che la inserisce. Quindi due insiemi di dati, quelli relazionali e quelli comunali, non coincidono con l'insieme di dati automatici e manuali, ok? Forse mi sono complicato da solo la vita, questo non funziona, non sta bene la presentazione di lentezza di connessione. Comunque, ecco, per riassumervi, diciamo, la questione dei dati è questa. Vi faccio vedere, per esempio, Senigallia come fornisce i propri dati. Allora, Senigallia ha due fornitori di software gestionali, uno relativo agli atti e uno ai voti. Il comune poi insieme, diciamo insieme, nasce l'idea di rendere questi dati che forniscono al municipio, quindi dati grandi, di renderli pubblici. Perché poi sono dati pubblici, quindi abbiamo scelto di metterli direttamente sul sito, cioè il sito del Comune di Senigallia, questo indirizzo, comune.senigallia.it/opendata, già contiene quegli stessi dati che poi noi generiamo dentro il sito e li rendiamo in quel modo che avete visto. Vabbè, qui ci sono i dati, è interessante vedere di nuovo c'è il dato. Comunque fidatevi, questa cartella ci fa vedere i dati degli atti, così come vengono da voi, sono fondamentalmente XML, un formato XML che abbiamo definito tra l'altro noi, un formato XML che abbiamo analizzato, abbiamo creato proprio sul modello del principio, cioè avendo in testa il nostro modello di dati, poi la modellazione dei dati. Diciamo, a valore, come dire, circolato, se un altro nazionale, diciamo, può essere utilizzato tutti i comuni. Ce li fornisce in quel modo, in più ci mette anche i documenti allegati. Invece per quanto riguarda i voti, la scelta è stata di darci direttamente i file in formato proprietario del software gestionale del Consiglio Comunale che utilizzava quel formato, che sono fondamentalmente dei file access, Microsoft access, che poi noi digeriamo all'interno del municipio con un connettore software, con un adattatore software. Tutto il resto è invece dato relazionale, quindi quello che noi vediamo sotto la pagina degli argomenti, diciamo tutta la parte degli argomenti è un dato relazionale, tutta la parte relativa a
questo caso si capita, per come vi dicevo prima, relativa di interrogazione interpellante, è dato inserito manualmente, perché non ci sono, non c'è un trattamento informatico di quel tipo di dato. Chiaro che il comune con questo progetto è anche cresciuto in questo senso, cioè si è anche preparato a gestire certi dati che prima non gestiva e quindi a migliorare certi processi interni. Adesso per esempio le interpellanze, le interrogazioni vengono inserite, le interrogazioni vengono inserite e digitalizzate. Per esempio loro non gestivano prima i gruppi firmatari, cioè il dato può essere firmato da più consiglieri, no? Non gestivano questa cosa, per cui nasceva il problema di attribuire la paternità al cervello. Hanno fatto le modifiche per gestire questa cosa e così ci sono state le modifiche proprio ai processi interni, per cui la cosa lunga, anche per questo, avete visto che noi partiamo sui anni del 2011, ancora non siamo nel 2011, quindi ci sono tutti almeno 2 anni, se non di più, perché i tempi sono molto lunghi per natura, diciamo, antropologica, perché comunque quegli ambienti lì hanno delle reazioni, ma non lo dico in forma artistica, cioè io che nel paraziente ho comunque delle reazioni minori. Hanno reazioni di questo tipo, perché hanno procedure più faticose, hanno quello che volete, diciamo che l'unità minima di tempo lì è la settimana. Non esiste una cosa che la loro domanda tendenzialmente è abbastanza difficile fare le cose veloci. Ci si è messo di mezzo il gestore, anzi il fornitore di software di del sistema degli atti, che comunque non ha facilitato le cose, perché è un fornitore terzo, tra l'altro si è fatto pagare le modifiche fatte, giustamente, ha comunque fatto delle modifiche, si è fatto pagare un software che comunque non è aperto, quindi il comune domani vuole cambiare un bit, dovrà ripagare ovviamente il prezzo che deciderà il fornitore, perché il comune è completamente preso per collo da quel fornitore lì, solo quel fornitore lì potrà cambiare le cose che ha installato, essendo l'unico tentario di quella licenza. Per spiegare cos'è il network lock-in, il network lock-in di cui parlava Tavio, in pratica vuol dire più soldi spesi, spesa pubblica, perché i fornitori hanno un coltello dalla parte della mano. Con software libero non è così, semplicemente perché software libero è un bene comune, per cui se io ho bisogno di modificare il prezzo che ho per municipio, non chiedami, non sei obbligato direttamente, io ti faccio il prezzo che voglio io, ma vai sul mercato, decidi chi è lo sviluppatore, la società che è tecnicamente capace di interpretare quei codici, quel software lì, che è disponibile a tutti, e a quel punto decido chi voglio io. Pensate voi qual è l'abbassamento di costi. Se è una modifica piccola, uno lo fa anche da solo. Se c'è un dipendente pubblico particolarmente attento, magari che costa neanche nulla. Si può immaginare anche di spendere per rendere questa modifica disponibile alla comunità. Quindi un altro comune potrebbe utilizzare le sue implementazioni per, ma in effetti il municipio nasce così, cioè il comune è investito, non è che forse anche Udine ha investito a modo suo. Quindi però oggi questo prodotto è per tutti, ha un costo decisamente inferiore rispetto a una nuova implementazione, e quindi ecco perché il software libero è virale, perché tutti quanti contribuiscono, anche se non è detto che sia gratis, è possibile che, faccio ipoteticamente, il comune di Osimo ha bisogno di una particolare implementazione, si paga solo per la particolare implementazione, non si ripaga tutto. Soprattutto lo paga chi vuole lui, paga chi vuole lui. È chiaro che il progetto per il municipio è sviluppato da persone, tra l'altro hanno anche investito personalmente, quindi hanno anche guadagnato poco o nulla, perché pensano che faccia anche un modello di business che è quello dell'open source, che è quello del software libero. Qual è il modello di business? Io faccio un sistema, faccio un programma, poi spero, ma con nessuna garanzia, spero che chi utilizzi quel programma abbia bisogno di consulenza, di supporto, di formazione, e venga da me, perché deve venire da me, perché lo costringo, no, che non c'è nessuna licenza, nessun vincolo legale per venire da me,
venire da me perché gli conviene, perché io sono quello che lo conosce meglio, sono quello che l'ho fatto, per cui magari conviene venire da te piuttosto che andare da un altro, ma non c'è nessun obbligo, nessun assolutamente obbligo, essendo tutto aperto e libero, chiaro? Quindi, come diceva Davide, questa cosa qua, così come tutti i software liberi, sono bene comune, sono bene della collettività, non sono bene di nessuno di tutti, chiunque può utilizzarla. Per cui modifiche ulteriori che si possono fare, e già si ricaglia che hanno niente di farlo, ma non so, vediamo se abbiamo le risorse, andranno a beneficio di tutti. Perché il codice che sta qui dentro, questo, poi tutti lo potranno utilizzare. Tra l'altro la pubblica amministrazione esiste già, un obbligo da parte della pubblica amministrazione di massimizzare l'utilizzo, tra l'altro di dare precedenza sotto libero per le modifiche alla normativa. Di fatto questa va in quella direzione, rende molto più semplice utilizzare questo tipo di soldi. Quali possono essere gli sviluppi futuri di questo strumento? A me me ne vengono in mente 2 o 3, ma non sono, diciamo, una persona di gran fantasia, quindi sicuramente chiunque di voi può contribuire. Sicuramente può sviluppare la parte relativa agli atti, il tipo di atto può trattare questo strumento. Attualmente trattiamo gli atti, diciamo, classici, gli atti di consiglio, un atto di giunta della delibera, e basta. Si può pensare di estendere queste tipologie, di trattare anche per esempio di trattare quelli che sono delibere ma sono, diciamo, decisioni di giunta, pareri di giunta, che sono degli altri della giunta. Voi sapete che la giunta è un organo sommato opaco, di cui io non ho neanche interesse a avere trasparenza, perché la giunta, diciamo, con un solo uomo non ha senso andare dei voti dentro la giunta, fatto. Quello che posso avere il monitoraggio massimo di una giunta è avere una scatola chiusa quello che entra e quello che esce. Cosa entra in una giunta? Entra nell'ordine del giorno, nell'ordine del giorno e fatto, lo sappiamo. Entra nell'ordine del giorno e basta. O con gli atti di discussione, io posso sapere quali sono gli atti di ingresso. In uscita cosa esce? Esce una delibera, oppure esce una decisione, quello che è, diciamo, una volontà espressa dalla giunta. Queste cose adesso non sono facciate, non si può pensare che facciamo. Gli eventi, ecco, questo è una cosa che non vado a vedere, ma sono fondamentalmente queste convocibili, convocate e conseguite. Io ho, per esempio, l'evento di comunicazione di consigli, delle commissioni o della giunta, sono atti che sono, non sono tagliati, sono veramente gli eventi, ma è l'ingresso al consiglio. Il consiglio entra in questo qua. Quindi, ripeto, come si può estendere lo strumento? Da una parte estendendo questi atti, quindi estendendo gli atti di giunta, estendendo gli atti di consiglio, pensiamo per esempio che c'è stata una richiesta da parte dei consiglieri di Senegal di estendere, per esempio di tracciare gli accessi agli atti, quindi i consiglieri fanno un'attività ispettiva non diretta alla giunta, perché insomma per l'ambito operazione fanno un'attività ispettiva agli uffici. L'attività ispettiva di uffici la fanno attraverso gli accessi agli atti. Può essere interessante tracciare, diciamo, un certo modo gli accessi agli atti. Possiamo, diciamo, estendere questo tipo di atti. La seconda famiglia di la seconda direzione da prendere la stiamo valutando insieme al comune di Porta al Mare, che già forse la famiglia di cui si parla, perché il comune di Porta al Mare fa scuola di dare la sua parte di bilancio partecipativo. E di estendere il tipo di atto, diciamo, di una piattaforma anche a processi di bilancio partecipativo, che è una cosa, diciamo, un po' banale, però se, diciamo, l'idea che può tornare è di presentare un'analisi intanto di cosa volete, e poi adesso tra l'altro per mare c'è una nuova amministrazione, può essere promettente. Adesso io vi fermo, se avete domande, in attesa che si carichi un parte. Senigallia.opencc
www.pubblici.it è l'istanza ufficiale, a differenza della nostra, di Udine. Vi invito a registrarvi perché così potete monitorare. Consideratevi degli utenti beta, cioè dei tester. Consideratevi non utenti effettivi, ma come diciamo, persone che ci possono dare una mano di feedback proprio per testare la. Allora, considerate anche che tra un po' di giorni incarremo insieme, quindi possono essere dei giorni in cui i servizi non ci sono, perché siamo in una fase pre-crash. Approfitto per farvi vedere che questi sono i dati così come sono in altro comune, e quindi avete l'idea che dato quello che ci manda sono fatti, organizzati in cartelle, diciamo, in anno, mese, giorno, anno, mese, giorno. Questo per esempio è l'esportazione di atti che ha fatto questa notte, il 26 di ottobre 2013 all'1:40 di notte, ha esportato, l'applicativo diciamo gestionale, ha esportato una serie di file inizialmente con una serie di allegati. Quindi ne aprite uno che sono per esempio questo è il formato che abbiamo chiamato OMXML, che appunto è un ciclo di XML. Per fare open data, adesso open data è andata avanti con, dappertutto c'è open data. Tre anni fa abbiamo fatto un convegno a seminario su open data, è venuto molto bene, ma siamo stati tra i primi, abbiamo chiamato i maggiori esperti nazionali, nessuno parlava open data, tranne qualche GIC, qualche diciamo, amante particolare della materia. L'anno successivo, al Foro Piano, siamo stati e gli stand era tutto open data. Quindi c'è molta moda, c'è sicuramente anche qualcosa di concreto che sta nascendo. Da lì, già dall'epoca, insomma, nasce l'idea, c'è sempre stata l'idea di produrre anche open data, cioè di fare in modo che una interfaccia di principio sia direttamente dati grezzi che chi altro possa utilizzare. Un inizio, proprio questo che vedete, è un formato che abbiamo definito sia per avere un formato di ingresso, quindi un formato dati che noi possiamo digerire che il comune ci deve dare, sia per avere un formato di uscita, cioè avere dati grezzi, open data, quindi in un formato che altri possono utilizzare, quel formato sarà questo. Invece, per quanto riguarda i punti, dire invece che le cose non sono molto semplici, perché non sono semplici per arrivare a questo punto c'è stato molto lavoro, cioè per arrivare a questa situazione c'è stato molto lavoro, cioè come il solito che il fornitore ha avuto. Sia perché certi dati come questi qui dei voti non vengono dati, non ci vengono forniti in formato ideale, ma ci vengono forniti come capita. In questo caso capita che sono in formato MVP, cioè access, Microsoft Access, e non ci siamo. Se non ti do tra un retro. Certo. Io volevo sapere, no? Che questo open principio, ogni implementazione riguarda le persone sui dati online che potrebbero essere proposte all'amministrazione per produrre singoli consiglieri ai cittadini? Attualmente no. Attualmente la interazione tra lettura e diretto è limitata. Gli aspetti social che ho detto, quindi i commenti e diciamo, le preferenze, i voti, i cosiddetti voti che in realtà sono come fosse un piace su Facebook. Cosa che non è visibile mai diciamo, il motore e il contatto con l'amministratore, cioè mettersi in contatto con l'amministratore o mettersi in contatto tra utenti. La cosa che può essere interessante il principale obiettivo dopo la trasparenza è la partecipazione, innescare la partecipazione, cioè fare in modo che i cittadini, anche grazie a questo strumento, possano facilitare azioni di lobbying, di iniziativa comune. Quindi una cosa interessante potrebbe essere, io conosco i cittadini che hanno interesse, per esempio, su determinato atto, oppure hanno interesse su un certo argomento che è di interesse, quindi sono loro io che ho contato con loro e gli facciamo qualcosa. E questa cosa secondo me è uno dei scopi.
principale, anche se adesso non è completamente molto visibile, perché ci siamo concentrati sulle cose core, cose che è molto di base, come sono gli atti nuovi, diciamo, sono gli atti artificiali. Ma trattando gli atti artificiali in modo adeguato, c'è anche la parte social da sviscerare. Per esempio, il sindaco di Senigallia vorrebbe sapere che da un certo momento chi sono i cittadini che cominciano a parlare. Secondo me lui lo vuole sapere perché poi dopo va a contattare di tutto. Però giustamente come dici tu potrebbe essere invece un reale di più. L'ultima cosa che la massa dei tanti input che avete detto che il comune riconisce, no? Cioè già adesso il comune riconisce che l'attivo pure c'è stato bisogno di un'integrazione ulteriore per sapere tutti i dati, eccetera, eccetera. Ma già adesso il comune riconisce i dati ed è una procedura, una situazione automatica che avviene appunto senza nessun intervento umano. Quindi i dati sottolati sono direttamente visibili il giorno successivo, per deriva di giunta del deriva del consiglio a funzione dell'ordine del giorno e il DIU. Quello che non c'è in automatico è che ha bisogno di un'integrazione, cioè di un'azione manuale da parte della redazione, sono attualmente le delibere degli interpellanti e le interrogazioni, gli interventi in aula, ho fatto vedere che c'è una parte della funzione di interventi in aula, in realtà in parte dobbiamo fare cioè gli stenografici, che è quella parte lì, e il collegamento dell'altro punto, che è una cosa non banale, perché tipicamente questo secondo me succede nella maggior parte dei comuni, il software che gestisce gli atti, il software che gestisce il voto sono software che in tanti casi non parlano tra di loro, per cui collegare la votazione che ha approvato quell'altro è una cosa non banale. Fatte queste cose, diciamo che poi i dati sono tutti quelli gestiti. Poi chiaramente c'è il tagging, la moderazione eventualmente con i documenti. Io leggo quello che stai dicendo, quindi il gruppo che software di open municipio composto da tante persone e quante il costo che il comune, diciamo, per questo tipo di servizio in questo momento sta assistendo. E poi un'altra cosa che mi interessava capire è il format dei siti dei comuni, sempre lo stesso, comune slash sigla della provincia slash cioè punto A, BT, quindi il comune è comunque tenuto da una qualche legge a dover per forza utilizzare un software stabilito a livello statale, cioè scusate, non un software, ma una struttura di sito che va all'interno di un discorso stabilito a livello statale, oppure c'è la libertà cioè, appunto di dire mi faccio un open sito open source, no? Quindi quello diciamo che è la seconda che hai detto, purtroppo per fortuna, nel senso che per fortuna è perché lo Stato magari vincolerebbe il comune a standard a ribasso, e questo lo vogliamo, purtroppo perché ogni comune fa questi che vuole, quindi questo moltiplica la spesa pubblica, tu pensa a un progetto nazionale in cui si fa un software libero gestionale dei comuni, e quel software libero cresca, si arricchisca e sia anche aggiornato, a quel punto perché comprare 8.000 soluzioni commerciali diverse? Perché succede questo, che ogni comune fa gli acquisti suoi, ce n'hai uno di riferimento, è software libero, tutti possono anche aggiornarlo. Chiaro, c'è bisogno di consulenza, c'è bisogno del fatto che quello sia aggiornato, queste sono cose che uno può gestire anche a livello nazionale e regionale, però la base di codice comune viene comune prima, quindi fa rispondere alla seconda domanda. Non c'è questa cosa, e quindi il comune dall'altro, tra le altre cose, anche lì per adattare un municipio, ma non molto. Ma dico appunto, il fatto che tutti i comuni abbiano quel tipo di indirizzarli super municipio? No. Questo mi trovi, non so se c'è un po' di forse c'è un po' di cosa nel sito web istituzionale o quello di città? Sì, no, io stavo dicendo il sito web istituzionale, cioè tutti i comuni, a meno che quello di istituto sia un sito web istituzionale, come funziona questa parte qui, come un sito che è una parte, c'è quello che potrebbe essere quello di comune pubblica,
non mi hanno tutto l'istituto. Ci penso. Diciamo che è un bel punto, però se uno vuole dare un potere, siccome è diventato un corso obbligatorio, ora non lo so. Anche per le scuole, per esempio, ti hanno dato adesso. Le scuole hanno sentito minigol.it. Per altre due domande? La relazione, molto bene. Allora, la relazione intanto, l'attività della relazione è quello che ho detto. Quello che costa il Comune di Gallia è facile, non c'è costato niente perché non paga, non sta pagando, non sta progettando il mantenimento del progetto. Speriamo che lo facciano bene. L'idea è quella di intanto pagare la relazione. Ora, questa relazione può essere chiunque. Quindi va lo stesso discorso del software. Tu puoi dare a chiunque per supportare questa piattaforma. C'è da dire una cosa. Intanto, poi ho anche un po' alzato le slide perché è un concetto secondo me importante. Intanto, la relazione deve avere delle caratteristiche, per averla fatta bene, deve avere delle caratteristiche. Intanto, deve avere l'indipendenza, cioè deve avere la terzietà. La terzietà va raggiunta. Può anche non esserci, può anche non aderire a questo principio, però la terzietà, soprattutto se parli di attività relazionali che includono la moderazione, ma anche il tagging, perché comunque dentro il tagging può intervenire in un certo modo, un po' sfinato, puoi lavorare meglio o peggio. Una cosa che non ho detto, ma c'è, è usata pesantemente, è la sostituzione del titolo dell'atto, cioè un atto nasce tipicamente con un titolo assoluto, molto lungo, ricco anche di cose ridondanti, perché tra l'altro c'hai anche da altre parti, sono metadati, diciamo. Quello che si fa è che finisce il titolo, se così è anche giornalisticamente calzato, quindi molto più semplice, però anche allo stesso tempo semplice, ma anche significativo. Questa attività è sensibile a una terza età. Secondo, è bene che la relazione sia professionale, o meglio, agisca con professionalità, cioè sappia fare bene queste cose, che non significa che sia professionista, nel senso che per pagare bene bisogna capire che cosa si fa, si fa qualche briefing o qualche corso, però niente di complicato. Però queste due cose, terzietà e professionalità, e tempestività, perché il dato è bello finché è fresco, perché per esempio c'è un consiglio comunale, il giorno dopo uno dovrebbe già avere tutto il tema aggiornato, altrimenti si perde il tempo giusto. Chiaro che si perdono le cose dopo una settimana, alcune, no, questo tu pensa agli atti, quelli nuovi che vengono emessi ma non ancora approvati, è molto carino che siano già quindi la pienezza delle informazioni già subito, così i cittadini sanno meglio su cosa possono agire. Queste caratteristiche, terzietà, tempestività e professionalità sono importanti. Poi, come vuoi? Vuoi farti lavorare adesso? A Senigallia non c'è una cosa ancora decisa, quindi non lo sappiamo se come va a finire. Non sappiamo se ci sarà una relazione esterna pagata, se ci sarà un'associazione o qualcosa che lo fa il volontariato, se sarà il comune che collabora o che lo fa completamente. La tendenza è esternalizzata, perché abbiamo visto che il comune ha tempi di relazione troppo lenti e ha saturo di lavoro e non ha le caratteristiche che dicevamo adesso. Non ha caratteristiche di tempestività sicuramente, non ha caratteristica di terzietà, per definizione. Sebbene il dirigente assicurato mi ha giustamente fatto notare che lui è un dirigente che ha vinto il concorso pubblico e quindi è un pubblico ufficiale e terzo per definizione. E chiaramente lui è terzo per definizione, ma l'importante è che il cittadino percepisca terzo, non tanto che lui sia terzo, questo che dico io. L'importante è essere percepito come dipendenti, non dire di esserlo o esserlo. E quindi è evidente che tu fai un sito come questo, che si sa che è praticamente l'emanazione del sito web istituzionale, il cittadino lo percepisce come un sito di quell'amministrazione, appunto. Diverso, come succede con il Parlamento, diverso è se hai un soggetto esterno, come per voi, adesso vuoi mettere un po' se deve essere per forza uno a più anni sul municipio, su per cui ci fosse Gallia, però succede che hai la terzietà garantita. La credibilità
disponibilità per lo meno ce l'ha, poi se ti arrivano i risultati sono cavoli di performance, ok? Perché un preparamento non è un cinto della carta nazionale, che è una cosa indipendente. Quindi queste tre cose, dipendenza, tra tempestività e professionalità, secondo me sono molto importanti. Però ti ripeto, fai poi come vuoi. Un comune può anche dire io rinuncio a queste tre, due dico di averle anche se non ce l'ha, lo fai in casa. Oppure può essere una situazione, secondo me è uno scenario più bello, cioè che queste tre cose siano no profit esterne garantite da una situazione, per esempio, qualcuno sul territorio che sia indipendente realmente. Anche perché il timing è veramente molto delicato, cioè vuol dire se io taggo male di certe cose potrei nel ricerchi non trovare cose che di più ho bisogno, oppure essere addirittura fuorviato. Per questo secondo me sarebbe un argomento molto delicato che forse su cui puntare proprio la come dire, l'attenzione da parte di tutti, non nella sensibilizzazione anche l'utilizzo dello strumento. Diciamo che sì, ragione, secondo me, tante volte di presentarmi di avere completamente le stesse questioni, cioè la relazione è un aspetto pubblico, in teoria tutte le caratteristiche che deve avere la relazione anche ben, sono ben chiare, come dici giustamente tu. Io rispondo così, il mondo ideale, che non è detto sia statistico, ma che sia un po' in concreto, è che secondo me può essere fattibile, magari solamente in alcuni posti, ma fattibile, che ci sia un soggetto indipendente esterno, parziale, terzo, e magari anche un profit che lo faccia a posto zero, per cui il comune ha anche un argomento in meno di dire no, perché quello è un argomento adesso cruciale, faccia la relazione. Secondo me questa è la prima cosa ideale che uno dovrebbe perseguire. In pratica, secondo me, a volte, come secondo me succederà in Italia, ci saranno gli alimenti. Cioè, la via peggiore è che lo faccia il comune, secondo me, è peggiore. La via migliore è quella che dicevo prima, la via intermedia forse è quella che è il compromesso fattibile e che ci sia un soggetto esterno, terzo, che potrebbe investigare il caso, ma che sia pagato in parte, cioè una esternalizzazione. Il comune decide di come dire, certificare la sua trasparenza. Questa è l'analogia con quanto avviene con le aziende che si cercano. L'azienda paga il certificatore, quindi il certificatore non è indipendente, perché lo paga l'azienda che paga il certificatore, io pago lo studente che paga il professore, no? Ho sempre dire che il professore mi fa pagare, mi fa passare, perché lo pago, chiaro, questo lo sempre dire. Però c'è anche un'altra cosa da dire, che l'ente certificatore ha dalla sua la credibilità, cioè perde quella finita, quindi è come diciamo interesse del certificatore essere dimostrato di essere presentato come trasparente e terzo. Ma poi comunque lo strumento stesso ha la sua oggettività di trasparenza, cioè per quanto tu vuoi essere cioè, vuoi essere parziale, no? Se sei un ente esterno, se non lo sei, comunque c'è il voto, cioè lo strumento stesso dà il criterio di trasparenza. Diciamo che ti dimostrano se non lo sei è facile. Alla fine ti ha votato quello là. E di grado dimostrarmi anche che tutta che male al momento, cioè molto anche trasparente la non professionalità, che fai questo, o la non professionalità, fai questo, quindi diciamo sempre trasparente in tutto. Può essere una soluzione di compromesso, io comune scelgo di certificarmi, cioè un parallelo con il certificatore, certificare la trasparenza, presso un ente certificatore, se volete, che ha certe caratteristiche di età di diciamo, autorevolezza, per questo non a caso open policy lo è per il Parlamento, perché quindi open policy ci hanno detto per esempio una cosa che mi fa ridere, però, che il Ministero si avvale la loro consulenza per dare dati pubblici, cioè paradossalmente i dati che vengono dal Ministero, da Camera, da Senato, il Parlamento ci ha sempre tutti, il Ministero da questa. Paradossalmente succede che questi tre enti si rivolgono a loro per riavere sui loro dati perché sanno che loro li gestiscono puliti e perché la loro relazione è finita. Okay.
un paio di persone sono sufficienti. A tempo pieno? No. Un paio di persone via garantisca la tempestività, tre caratteristiche, soprattutto tempestività, dopo il consiglio comunale, ma anche ogni giorno, diciamo, se presentano gli altri, quindi che diano un'ora della competenza, o mezz'ora o due, a seconda di quante cose il comune, così via, alla cosa al giorno è sufficiente. Ho detto due perché magari è meglio fare una distanza, però assolutamente non c'è stato, prima anche oggi, anche di tanto fa. Quindi uguale sanitario praticamente poco meno, può sostenersi, per questo dico, non è un'associazione locale, per esempio una città come Roma, però anche da lì c'è anche da poi il pregresso da all'inizio. Comunque il costo in termini di fatica per il lavoratore è l'inizio, l'avvio dell'interfacciamento dei dati, quello è il problema. Se tu riesci a capire come partire, no? A mettere in moto la macchina, poi la macchina va avanti. Io aggiungerei una cosa a quella che hai detto Marco, che come ogni prodotto software ha bisogno di manutenzione, cioè di amministrazione. Verifichi che le operazioni vanno avanti correttamente, questo può essere anche il comune, può essere il pallino, però una figura del genere è una tecnica. Un amministratore va previsto. Una figura informatica che sappia se c'è un attacco che è successo a noi sul server, sappia ripristinarlo, se c'è un bug, oppure anche perché no, parte delle modifiche, delle migliorie, no? Sviluppa una parte nuova. Serve una forma tecnica, oltre a quella ha messo in conto il costo che può avere, se interno comune, esterno, volontariato, comunque ciò che visto. Ok, se non ci sono ulteriori interventi, ringrazio veramente Marco per questa presentazione che ci fa essere speranzosi che veramente la partecipazione più attiva da parte e consapevole da parte dei cittadini è possibile se politicamente la si vuole. Invito già Gianni Marinelli, responsabile del CED della provincia di Macerata, che invece ci parlerà dell'esperienza dal punto di vista dell'ente locale sulla migrazione per software. Okay. Buonasera, io sono Giacomo Marinelli della provincia di Macerata e sono del CED, del sistema informativo della provincia di Macerata. Io sono qui perché non so come avete trovato, mi hanno chiamato, perché di solito non sono abituato a stare dietro al microfono, di solito sto dietro un computer e cerco di risolvere i problemi. Sono qui per raccontarvi perché la provincia di Macerata ha avviato un progetto dal titolo Migration Leader, come questa dicitura un po' in latino. Questo è stato fatto con una delibera di giunta del dicembre scorso, perché la provincia di Macerata ha avviato effettivamente un processo di cambiamento, una scelta radicale nell'adozione di software, puntando molto sull'open source. Questa termina che ha dato il via tutto e sicuramente ha un impatto all'interno dell'ente provincia, cioè dell'amministrazione provinciale, ma anche per i 57 comuni che fanno parte del territorio comunale, perché la provincia è dotata del centro servizi territoriale, CSP, che è una società in house, che eroga servizi ai 57 comuni sia in produttività che in servizi di applicativi. Cosa c'è scritto nella delibera? Soprattutto parla piuttosto del software libero open source. C'è la volontà di contenere la spesa pubblica, perché l'open source, come abbiamo già parlato, ha bisogno di licenze di uso, però adottando questo software mantiene comunque la capacità di risposta alle strutture informatiche.
formato, cioè riuscire a fare le stesse cose che facevamo prima e tutelare la concorrenza, cosa che con open source è possibile fare. Queste prime quattro voci messe insieme l'amministrazione, la giunta provinciale, dice semplicemente questo: siamo sicuri che utilizzando l'open source ormai è possibile fare le stesse cose risparmiando. Un elemento a cui ci sta molto a cuore è invece l'interoperabilità. Le normative nazionali parlano molto adesso di interoperabilità tra pubblica amministrazione e pubblica amministrazione. A mio avviso è una visione molto futuristica. Io garantirei molto di riuscire a utilizzare già l'interoperabilità interna all'interno del nostro ente. E mi spiego che significa. Cioè significa che con gli anni la nostra amministrazione si è dotata di software specifici per risolvere determinati problemi, il protocollo che fa una cosa, gli altri amministrativi che ne fa un'altra, la contabilità che ne fa un'altra, la gestione personale, eccetera, che fa ognuno le sue belle operazioni, funzionano abbastanza bene, diciamo, ma che non dialogano con gli altri. Gli ultimi anni, i regolamenti a livello nazionale invece che incasinano molto spesso le procedure burocratiche amministrative all'interno di tempo, fanno in maniera che gli atti ormai vengono toccati da settori produttivi della provincia, quindi indicano pure l'utilizzo di applicativi diversi. Questo, se non c'è l'interoperabilità, è impossibile farlo, cioè significa che molti dati vengono presi a protocollo, messi dentro gli atti amministrativi, degli atti amministrativi applicativo particolare, magari la gestione viene utilizzata a livello dell'urbanistica e così via. Il SUAP ha complicato tantissimo questa roba perché alcune pratiche che vengono adesso tramite SUAP devono essere approvate da una parte dall'ufficio urbanistica, da una parte dall'ufficio ambiente, così che i dati devono per forza regolare tra software diversi e questo comportato duplicazione di dati, errori e perdita del tempo. E l'open source invece dà questa grande possibilità, la possibilità di utilizzare e manipolare più facilmente il software e quindi migliorare sicuramente l'interoperabilità. La nostra esperienza, come dicevamo prima, è la stessa se qualcuno usa, lavora in pubblica amministrazione, che abbiamo un software a livello nazionale che c'è un grosso produttore nazionale che lavora bene, però nel momento in cui chiediamo, guarda, ci servirebbe una piccola modifica in maniera che il protocollo dialoghi con gli altri amministrativi, la prima risposta è se l'azienda è molto grande, a volte dice pure no, non ce ne può fare di meno perché non fa parte del nostro missione progettuale del software, quindi non ci abbiamo voglia di stare dietro. Oppure ti dicono di sì, ma parlo delle cifre rilevanti. E poi la scelta è dovuta anche perché alcune normative a livello nazionale spingono verso l'open source. Io l'altra settimana sono stato invitato, lo stesso personalmente, non so per quale motivo, a Milano, perché c'è stata una conferenza della Document Foundation, poi spiegherò che cos'è, quella che è adesso LibreOffice, a parlare proprio del nostro progetto. Il titolo della conferenza era LibreOffice si può fare e si deve fare. Si deve fare, c'era un relatore, un giurista, che ha spiegato che effettivamente se si va a vedere il livello di normative nazionali, l'utilizzo di un software di open source quando è disponibile sul mercato è necessario farlo. Non entro nel dettaglio della questione perché sono un tecnico, io vado sulla questione come si può fare. Si può fare. Ok, perché poi cambiamo prospettive? Perché se noi produciamo documenti con un software proprietario, l'incognita resta nel futuro, cioè possiamo leggerlo fra 10 anni, quindi noi abbiamo realizzato 10-15 anni. Io faccio spesso l'esempio, un attimo, per teorizzare il nostro livello interno della provincia, quando sto spiegando l'utilizzo del nostro software,
voi dovete sapere che ad esempio anche quando noi utilizziamo le nostre immagini fotografiche digitali, quando scattiamo una fotografia spesso viene memorizzata in formato JPEG. Dovete sapere che JPEG è un formato proprietario, quindi noi siamo vincolati alle scelte di un'azienda che c'è dietro il JPEG. Quindi fra 15-25 anni le nostre belle foto che abbiamo realizzato personalmente, ci piace tenerlo perché fra 15 anni sono proprio belle le vedere, no? Sono vincolate comunque alla scelta di questa azienda. Potrebbe anche fare una politica per cui tutte le foto fatte in una certa maniera e vedere che bisogna pagarle. Cioè questa è una scelta, potrebbe essere una situazione assurda, però si potrebbe realizzare. Poi è stata fatta questa scelta per la sicurezza di virus, di cui si parlava prima, e per cui l'open source di solito dovrebbe essere al riparo di questo dispositivo. Non so proprio per incentivare l'utilizzo all'interno di Unicia, dei nostri utenti, dico spesso che questo software, che andiamo a vedere oggi, particolarmente LibreOffice, è utilizzabile praticamente anche a casa. E sarà disponibile a breve anche nei dispositivi mobili. Ok, adesso andiamo a vedere un attimo il dettaglio del progetto. La provincia di Macerata è organizzata in 10 aree omogenee, che sono settori. Chi si occupa delle risorse umane, dell'ambiente, dell'urbanistica, della formazione e così via. È suddivisa in 12 sedi operative, distribuite sul territorio della provincia. Abbiamo 400 stazioni di lavoro, tutte dotate di XP Professional in questo momento, e Office, Microsoft Office 2003. Cioè, questo era lo stato iniziale del progetto. Il fatto che abbiamo macchine tutte dotate di XP è uno degli elementi che poi ci ha aiutato nella realizzazione di questo progetto, perché se avessimo fatto macchine completamente disomogeneo, XP, Vista, Serve, adesso, introdurre un prodotto utilizzato da tutti gli utenti, cioè macchine diverse, avrebbe creato una moltitudine di problemi molto maggiori rispetto a non avere un'uniformità di macchine. Poi abbiamo 22 server, 10 dotate in Microsoft Windows 2008 e 12 con CentOS. E poi abbiamo 4 software settoriali di cui vi parlavo prima, che ci danno grossi problemi di interoperabilità, che sono il protocollo amministrativo, la gestione gestionale finanziaria e la gestione delle presenze. E poi altri 6 applicativi specifici che vengono utilizzati a livello solo dei settori produttivi specifici. Ok, e nella delibera sono presenti 2 progetti paralleli da realizzare entro il 23 2014. Questo perché la Microsoft, che è il produttore di prodotti che avevamo prima, cioè XP e Office, il 31 aprile 2014 smetterà il supporto a questi prodotti. Quindi lascerà aggiornamenti alla data successiva di aprile 2014. E questo a noi preoccupa molto, perché noi nel 2009, dicembre 2009, è successo che un virus, che era un finger, è entrato nel nostro sistema di lavorare a livello dei desktop e ci ha bloccato per una settimana al sistema. Questo perché? Perché il virus era uscito, e non so per quale motivo, l'avevamo bloccato quasi a livello prima mondiale, quindi non c'erano ancora delle patch rilasciate dalla Microsoft per questo problema. Quindi l'unica soluzione che avevamo era quella di aspettare che la Microsoft rilasciasse una delle sue patch che rilascia adesso inizialmente, ma prima rilasciava a bisogno. Abbiamo dovuto aspettare che lasciasse queste patch per poter poi sistemare i chip, perché altrimenti non sarebbero riusciti ad andare avanti. Se questo stesso problema si ripercuotesse dopo aprile 2014, la Microsoft non ci darebbe più supporto. Quindi il buco, cioè quella falla del sistema operativo a livello XP, rimarrebbe tale e nessuno ce lo aggiusterebbe. Quindi il primo progetto è quello di
indicare tutte le stazioni che abbiamo, ma LibreOffice 4.x, e poi stiamo cercando di mettere in produzione anche macchine con Linux da rivolgere a persone che non hanno attività specifiche molto avanzate. Questo perché purtroppo i nostri applicativi, di cui già siamo dotati, il protocollo gli amministrativi, purtroppo su macchine Linux non girano, hanno bisogno di forza macchine Linux. Quindi non possiamo, cioè abbiamo vincoli di questo tipo. E prevediamo di risparmiare 150.000 euro. Ad oggi abbiamo già installato 240 postazioni sulle 450 disponibili e 6 aree organizzative sono già state migrate a LibreOffice. E per invece per quanto riguarda il sistema operativo Linux stiamo effettivamente un po' indietro, soprattutto perché non siamo riusciti ancora a trovare un sistema di gestione e configurazione centralizzata delle macchine desktop. Tradotto in un termine tecnico, non abbiamo trovato un analogo di Active Directory in un ambiente Linux. Ok, poi adesso vi racconto come siamo riusciti a arrivare a installare questa roba. Questo l'anno scorso, prima che ci fosse ancora la libera, ci siamo chiesti, ma questo LibreOffice funziona? È affidabile? Bisogna formare di nuovo nostri utenti che di solito non sono così veloci da prendere in modalità in campo informatico. Poi soprattutto quali garanzie ci dà in futuro questo progetto di LibreOffice? Cioè, non vorremmo che oggi lavoriamo, ci diamo da fare per abbiamo 350 macchine, 350 utenti soprattutto, formare 350 utenti e poi questo progetto di LibreOffice all'improvviso muore. Quindi abbiamo buttato via tempo, abbiamo preso un sacco di insulti senza aver ottenuto nulla. Perché quello che noi avevamo in quel momento era sì un'esperienza personale, magari qualcuno di noi l'aveva utilizzato a casa perché è caduto, però in ambiente produttivo, in aziendale, la cosa era diversa. E poi non avevamo conosciuto esperienze simili a quelle che poi abbiamo conosciuto la settimana scorsa a Milano, in cui c'era la provincia di Cremona che ha presentato lo stesso progetto e sta facendo una migrazione. C'è la provincia di Bolzano che sta cambiando le macchine su tutte le pubbliche amministrazioni locali e le scuole di tutta la provincia, quindi con un risparmio dichiarato molto molto alto termini economici. E poi c'è anche la regione Umbria che sta facendo la stessa cosa, sta cambiando LibreOffice al posto di MicroOffice in tutte le pubbliche amministrazioni della regione Umbria. E poi ci siamo chiesti quindi cosa c'era dentro LibreOffice. LibreOffice è una, per chi non conosce, un software di produttività personale libero, rilasciato in licenza di DL3, ed è prodotto da Google Foundation. Ed è un progetto nato da un fork, cioè una bifurcazione del progetto di OpenOffice.org. Molti di voi forse già conoscevano il progetto OpenOffice. Il progetto OpenOffice, che a un certo punto è nato sempre in ambiente, diciamo, una comunità di sviluppatori internazionali, a un certo punto è stato acquistato dalla Oracle. E quindi non era più un progetto completamente open. È successo che in questo frangente, però, essendo il codice aperto, gli sviluppatori che avevano lavorato a LibreOffice volevano perseguire i loro ideali di mantenimento di un software libero. E quindi si sono spostati e hanno realizzato un nuovo progetto che si chiama LibreOffice. E su questo progetto si appoggia una Document Foundation e vedremo adesso qual è il ruolo di questa fondazione. La Document Foundation è un'organizzazione che è non profit, fondata da un gruppo di software open source, che finora ha sviluppato unicamente la suite di LibreOffice. Ha sede a Berlino, non so per quale motivo è stato scelto Berlino,
e si occupa di gestire le questioni finanziarie di questo gruppo di sviluppatori di online. Ed è fondato da alcuni organi di alcuni componenti proprio organizzative, che sono il Consiglio di Amministrazione e lo CDA, che è il limite che fanno delle scelte strategiche sia dal punto di vista tecnico che del gruppo. E sono fondato da 7 membri, tra cui uno di 7 membri è un italiano che si chiama Italo Vignoli. E tra lo statuto di questa fondazione è che non più del 30% dei rappresentanti, in questo caso dei 7, sempre membri del CDA, può essere appartenere a un'azienda. Questo dà la garanzia che il progetto è svincolato dalla supervisione di un'azienda privata. Poi c'è il comitato soci che si occupa delle domande di ammissione del rinnovo del CDA, e poi ci sono gli utenti, che sono effettivamente tutti di volontari, la maggior parte sono sviluppatori. Anche lì tra i sviluppatori c'è una certa gerarchia, per cui si punteggia quanti codici vengono sviluppati all'interno del progetto, quindi più ci si dà la pari a livello di sviluppo del codice, più si va avanti nella gerarchia, si può arrivare fino ad attivare il Consiglio di Amministrazione CDA della Fondazione. Okay. Per chi non lo conoscesse, le LibreOffice è una suite completa di produttività dell'ufficio. È fatta principalmente da Writer, l'analogo di Word, che produce formati aperti di tipo OTT, sta per Open Document Text, e serve quasi un programma per la scrittura dei testi, che può essere per la scrittura di brevi testi fino a un libro intero. Poi c'è Kafka, che è l'analogo di Excel, che produce documenti di tipo DS, Open Document Shield, ed è utilizzato per insomma, un po' di calcolo, per fare calcoli aziendali, statistici e grafici. Poi c'è Impress, che è quello che stiamo utilizzando in questo momento, però in realtà non stiamo utilizzando OpenOffice qui, non c'è l'interoce, però. Ed è l'analogo di PowerPoint, serve per fare delle illustrazioni come questa. Poi ci sono altri piccoli applicativi, che sono Drupal, che serve per fare il disegno in dei disegni abbastanza elaborati, anche in 3D, e Days, viene partito un po' di pezzi. Però è un programma analogo a Access, che serve per la gestione di tutti i database. E poi c'è Mac, che permette di fare delle formule un po' avanzate di tipo matematico, soprattutto se serve agli studenti, insomma, per chi lavora in questo settore. Poi, se voi potete andare sul sito di LibreOffice e scaricare i tabellini di prodotti, e troverete in questo momento LibreOffice 4.2 e LibreOffice 4.06 da scaricare. Noi, quando abbiamo iniziato a mettere in produzione Office, abbiamo fatto un errore, abbiamo scelto la 4.1.0, quando siamo partiti. Però, la politica di LibreOffice è che le release stabili, cioè quelle che devono essere messe in produzione, sono quelle che hanno il numero più a destra, in questo caso il 4.0.6, il numerino più a destra superiore a 4. Quando il numerino più a destra è superiore a 4, è una release stabile ed è abbastanza priva di buchi. Invece la 4.2, che è la più giornata, diciamo, la più recente, però è ancora in fase di beta, perché l'ultimo numero è 2, sta per uscire la 3, quindi fra, diciamo, all'inizio del prossimo anno ci sarà la 4.1.4, che sarà la nuova release stabile che può essere utilizzata in produzione. Sì? Con i tempi quanti ci siamo, no? Il 31 marzo è scaricato. Sì, ci siamo. Poi, sempre per fase preliminare, però ci siamo chiesti
fuggiti? La risposta non ce l'aveva. Avevamo documentazione in rete che diceva che l'incompatibilità è altissima, ma non avevamo comunque esperienze sul campo. E comunque eravamo certi che alcune funzionalità molto avanzate di Office, cioè i progetti OLED, SQL, Macro, la stampa in comunione, e alcune funzioni avanzate del fondo del campo e soprattutto Access non erano compatibili con l'Office. Quindi abbiamo dovuto affrontare già all'inizio, dovevamo affrontare questi problemi che non erano queste funzioni non erano utilizzabili con LibreOffice. Però abbiamo detto anche per le funzionalità avanzate, per fortuna sono file praticamente uso individuale, non è che utilizzano contemporaneamente quei file più persone. E comunque esistono strumenti aspettative LibreOffice, ad esempio alle Macro, alla Stampa Unione, sono già presenti in LibreOffice anche se non compatibili con i formati precedenti. E comunque chi ha realizzato quindi le funzionalità avanzate normalmente è una conoscenza tecnica più elevata della media, quindi saremmo riusciti comunque a formare l'utente a fargli cambiare queste funzioni dentro LibreOffice e però avevamo una difficoltà difficile da catalogare, perché quando abbiamo migliaia e migliaia di documenti sparsi sui desktop non potevamo renderci conto quante di queste funzioni erano presenti all'interno dei nostri file. Quindi abbiamo scelto la soluzione di quando era possibile quelle funzioni avanzate convertirle in strumenti di LibreOffice che erano presenti, oppure integrare quelle funzioni con altri strumenti presente all'interno dell'amministrazione, perché molto spesso un utente può dotare di fantasia, magari utilizzando un foglio di calcolo o Excel per fare alcune funzioni che già erano presenti in alcuni applicativi, per esempio nel gestore della contabilità. Quindi abbiamo di fatto una formazione dove c'è proprio del foglio Excel è utilizzato effettivamente sta sul server. Per quanto riguarda Access invece, era facile da dialogare perché bastava andare sugli storage a fare una ricerca per fare il tipo MDP e riuscivamo a capire quanti access per fare MDP c'erano all'interno. Però non ci sono alternative di LibreOffice perché il base, cioè il programma che viene lasciato di LibreOffice, non legge file access. E spesso sono file comunque complessi e vengono utilizzati da un gruppo abbastanza numeroso di persone. Allora abbiamo studiato la soluzione di dialogare questi file MDP presenti in Terminal Center, utilizzando le licenze che comunque abbiamo ancora in casa. La relazione di Terminal Center, tra l'altro, ci permetterà poi, nel caso in cui riusciamo a migrare anche a Linux, di utilizzare questi file MDP anche all'interno di macchine Linux. Poi, la cosa difficile da risolvere è che abbiamo dovuto vedere come si comportava questo LibreOffice, che non era più Microsoft, con gli applicativi che già avevamo all'interno della provincia, i software per esempio di cui vi parlavo precedentemente. E abbiamo dovuto trovare delle soluzioni per poter far dialogare questi software con LibreOffice. Questi software non conoscevano l'esistenza di LibreOffice. Molto spesso all'interno applicativo si piacciava un tasto, si apriva Word e si faceva vedere il documento allegato. Se invece in alcuni casi abbiamo visto che gli applicativi per settoriali non conoscendo LibreOffice questo non era possibile. Quindi abbiamo dovuto trovare dei scamotage per poter continuare ad utilizzare questi software per settoriali. E si è tradotto semplicemente in me. Invece di fare un click purtroppo bisogna fare due o tre click per poter vedere il documento. La stessa cosa per quelli settoriali e quelli individuali. Poi, siccome non conoscevamo quindi come era possibile e come andava a finire la questione, abbiamo iniziato il progetto con una fase di test. Abbiamo scelto un settore, il settore della gestione personale, perché un nostro dirigente si è messo in gioco, ha avuto voglia di provare. E abbiamo iniziato lì. Poi per altre cose, era un settore in cui c'erano
tecniche, non di tipo informatico, però sono le figure tecniche, hanno una preparazione un po' più elevata rispetto a una figura amministrativa che lavora nell'ente. E abbiamo rimosso la Suite Office quando l'abbiamo fatto. Questo perché prima pensavamo, stagliamo, lasciamo sia l'Office e stagliamo in maniera parallela LibreOffice. Però questo sarebbe stato assolutamente inutile perché sicuramente tutti gli utenti avrebbero continuato a utilizzare LibreOffice e non avrebbero utilizzato LibreOffice. Quindi siamo andati in una battesa, abbiamo tolto LibreOffice e abbiamo stagliato LibreOffice. Poi abbiamo seguito le procedure di integrazione degli altri applicativi e abbiamo visto che tutto sommato non c'è una grande formazione agli utenti, perché LibreOffice e OpenOffice sono davvero molto simili, cambiano alcune piccole funzionalità, però si può fare. Comunque sia, prima di installare LibreOffice facciamo un piccolo incontro con gli utenti, col settore dove andremo a installare Office e metteremo in evidenza questi piccoli cambiamenti che ci sono tra Office e LibreOffice. E poi abbiamo dovuto anche informare le figure interne per le funzionalità avanzate, dicevamo prima, quindi all'interno del CERN ci siamo dovuti anche informare in questo periodo. Possiamo passare alla fase attuativa. Abbiamo scelto un settore alla volta, facciamo una volta, facciamo una, abbiamo detto conoscitivo per vedere poi se ci sono esigenze particolari, rimuoviamo lo Suite Office e abbiamo fatto la scelta di lasciare come nei documenti di fondo in questo momento, cioè fino all'altro giorno, dei documenti ancora nativi tipo DOC e XLS, cioè in formato nativo di Office. Questo perché per non evitare problemi tra facendo cioè, scambi di documenti tra un utente che ha Office e chi non ce l'ha di Office. Il problema è che chi ha LibreOffice legge qualsiasi tipo di documento. Se voi installate il DOC sul vostro PC, avete un documento fatto da Microsoft, fatto da OpenOffice, lo leggete. Non è vero il contrario, cioè se io ho Office, Microsoft Office, Microsoft Office, ma io ho un documento fatto in formato aperto da LibreOffice, io non lo riesco a leggere. Allora, per evitare questo problema, secondo me, fino a che non finiamo la migrazione, ci sono utenti che hanno Office e ha LibreOffice, per evitare questo problema, abbiamo lasciato come formato nativo di creazione di nuovi documenti ancora formato DOCS e XLS. E poi nella fase attuativa, quando ci sono creati dei problemi, che abbiamo detto legati alle funzioni avanzate, siamo andati, abbiamo risolto il problema facendo delle conversioni, delle migrazioni o migrazioni di termine esterno. Io vi posso garantire che ho compatibilità con i documenti già un'azienda in realizzare un Office, il Office è altissima. Si può verificare qualche pagina un po' sformattata, perché c'è magari una tabella un po' particolare, però con 3 minuti veramente loro si mette a posto. In termini server cosa significa? Perché voi prima l'avete nominato sulla soluzione del problema Access, no? Termini server significa che in realtà l'applicativo Access sta in un server. Io sul mio PC ho semplicemente un terminalino stupido che mi fa vedere quello che il server sta facendo. Quindi in realtà non ho un'installazione sul mio PC di Access, ma lavoro come se fosse presente nel mio PC. Quello che vi voglio dire, se qualcuno è una pubblica amministrazione e vuole fare questa scelta, è che alla fine però bisogna fare attenzione che tutto sommato non è solamente una tecnica, una scelta tecnica. Perché se non ci sono amministratori intelligenti motivati, se non ci sono chiarezza delle scelte perché si sta facendo questo lavoro, se non ci sono, non c'è motivazione del personale, che è poi su cui date il lavoro, se non c'è la volontà di vedere alcuni processi produttivi, succede che la realtà è questo. E io concluso con una battuta, perché altrimenti se qualsiasi cosa succede all'interno dell'amministrazione, si cerca di dare la colpa di LibreOffice, perché in quel momento è quello che rappresenta il cambiamento, quindi qualsiasi problema piove è colpa di LibreOffice. Ci sono interventi, domande? Ci sono domande dentro quello che dicevi prima, per avere sondato la strada della visualizzazione sia a livello di applicativo eventualmente se ci fosse stato qualche compatibilità
digitalizzazione sicuramente è una strada perseguibile, però dalla nostra valutazione la virtualizzazione in questo momento a livello desktop non abbatte i costi. Uno, perché comunque le licenze di uso dei sistemi operativi vanno comunque acquistate, quindi XP comunque nel 2014 vale acquistato, Windows XP. In più la virtualizzazione ha un costo. Sicuramente a livello sistemistico dà vantaggi, ma la complessità poi della gestione di un parco macchina di 450 PC rimane pressoché inalterata, nel senso che comunque sia abbiamo 450 macchine diverse e virtualizzate, che vanno comunque gestite ad hoc. E quindi la nostra scelta comunque è quella di rimanere un desktop classico, possibilmente open con Linux. Innanzitutto avrei una considerazione da fare in generale per la pubblica amministrazione, perché le aziende private rispondono al mercato, commettono degli errori, sono problemi loro. Però una pubblica amministrazione, per la mia esperienza, il problema è che si pensa sempre ai costi di ingresso in una determinata soluzione tecnologica, cioè se scelgo il prodotto A mi costa X, no? E quello di mantenimento, ma i costi di uscita, cioè se io mi metto nelle mani del software proprietario, oltre al problema che se in futuro questo software non sarà più disponibile o costerà troppo, eccetera, dove vado a parlare? È quello il costo che mi accollo, è un debito che trasferisco sulle generazioni future, sugli amministratori futuri, eccetera. E poi il parco documentale, soprattutto i documenti generati, no? Come insomma, diceva lei, c'era il rischio, no? Che questi documenti in futuro non fossero più leggibili, ma non solo perché magari non sarebbe rinnovata la licenza Microsoft, ma magari perché gli stessi prodotti Microsoft non erano in grado di leggere i documenti vecchi. Questo è già successo in passato con esiti catastrofici, con scale veramente molto grandi. Quindi, cioè, secondo me la pubblica amministrazione dovrebbe porsi un problema proprio preliminare, una domanda preliminare: qual è il costo di uscita se scelgo di abbracciare questa situazione di soluzione? E questa domanda andrebbe posta in modo ancora molto più deciso nel caso si sceglie, purtroppo, come spesso succede, la soluzione proprietaria, quindi costo di uscita, specialmente per quanto riguarda il formato documentale. Poi la domanda che volevo porre, lei parlava delle impostazioni che hanno installato a bordo il Windows XP, no? E mi diceva che nel 2014 la Microsoft revocherà il supporto. La migrazione riguardava LibreOffice, ma il sistema operativo? Il sistema operativo in questo momento passeremo a Windows 7. Non tutte, scuse quelle diciamo precedentemente per le persone che hanno una funzionalità non molto avanzata, non utilizzano applicativi particolari, non riusciamo volumetto a mettere l'abbassamento dei costi sul sistema operativo sarà solo questa parte qui. Purtroppo, come ho detto prima, abbiamo degli applicativi che sono stati presi storicamente nel tempo che non sono compatibili con sistema Linux. E credo che sempre l'ottica del costo di uscita, non per il pregresso, per i nuovi acquisti bisognerebbe porsi la domanda, ma questi applicativi saranno usciti a forma, potranno girare su sistemi operativi diversi da quelli attuali, non necessariamente open source. Però questo va posto, al giorno d'oggi le tecnologie web consentono in modo abbastanza semplice l'interoperabilità e quindi credo che tra i requisiti della fornitura di software per le pubbliche amministrazioni a livello base ci sia l'interoperabilità, cioè insomma il funzionamento multipiattaforma, perché altrimenti tra n anni vi troverete, la pubblica amministrazione si troverà con il problema come facciamo adesso che manca supporto, qual è il costo che dobbiamo accollare. Io dicevo una domanda in tecnica, no? Abbiamo proprio la slide in cui si parla
stato responsabile di CEPI, sarà stato anche uno dei promotori, no? Quindi che avranno spinto maggiormente. E poi come ci si rende conto della, cioè magari lei responsabile del CEPI, super tecnico, che capisce effettivamente il grande vantaggio economico di una scelta del genere, lei è convinto già da solo, diciamo. Ma poi anche nella pratica di quello che è successo con la provincia di Macerata, come si è potuto capire se questi elementi che sono scritti nella slide erano presenti nel personale della provincia di Macerata? Questi elementi siamo andati con un punto interrogativo avanti, cioè nel senso gli amministratori, i docenti motivati, ci siamo accorti che non erano tutti così. Questa osservazione di cui vi ho fatto è frutto della nostra esperienza, cioè prima di partire vedete se soprattutto gli amministratori e i dirigenti vogliono portare avanti questo progetto, perché se i dirigenti iniziano a fare osservazioni e ostacolare il progetto si ferma. Noi siamo stati fortunati, nel senso che alla fine tutti i dirigenti hanno consentito questo cambiamento. Il consiglio di Doe però fatto prima, cioè prima di partire, cioè fare un'informazione a tutti i dirigenti, agli amministratori soprattutto, che devono essere d'accordo. Noi siamo stati fortunati perché il nostro assessore è molto attento a questa questione delle open source e quindi ha spinto molto. Se non ci stanno questi componenti però al primo problema si rischia di fermarsi, perché gli utenti si lamentano giustamente, un amministrativo che non vede la parte tecnica, per cui vede solo l'atto amministrativo, cioè il contenuto del testo, non capisce qual è la differenza tra un software aperto, chiuso, dal punto di vista tecnico, quali sono i vantaggi o meno, a ostacolo, perché per lui è solo un cambiamento, non è un vantaggio. Comunque aggiungerei una cosa, i 150.000 euro risparmiati non devono essere, a mio avviso, l'obiettivo. Questi 150.000 euro potevano essere spesi per avere risorse aggiuntive per poter realizzare questa esperienza, ma anche perché spendere 150.000 euro nel personale è un ritorno alla collettività. Io formo il CEP, i tecnici del CEP, per mandarli dei corsi, aggiungo personale al CEP, quindi è il lavoro che ritorna laddove c'è bisogno, quindi di per sé 150.000 euro spaventi, bene, ma se non ci fosse, stato un risparmio, fosse costato uguale, io avrei investito sulle persone e oggi dobbiamo investire sulle persone, sul lavoro a livello territoriale, invece di mandare i soldi negli Stati Uniti a Microsoft o a chi per loro. Cioè le risorse ce le portiamo in casa e formiamo il personale e le aziende in casa e quindi noi costruiamo un know-how nel territorio. Le intenzioni erano proprio queste, le nostre. Poi c'è stato risposto che non ci sono i soldi, quindi i 150 euro non sono più utilizzati, non ci sono mai stati. Quello che noi comunque avevamo intenzione di fare è quel discorso dell'interoperabilità, cioè poi lavorare lì per poter poi dopo fare in maniera che all'interno dell'organizzazione le procedure vanno in maniera più spedita e con meno errori. Investire 150.000 euro anche in quel senso, utilizzando consulenti esterni che ci potessero poi realizzare applicativi specifici per affiancare i punti che ci hanno arrivato. Se non ci sono ulteriori commenti, io ringrazio tutti quanti, a partire dai relatori, per questo interessantissimo incontro. Tutti i partecipanti che così attivamente hanno contribuito alla discussione. Volevo dire che una relazione di questo incontro si troverà da qualche giorno sul nostro sito www.5stelle.it insieme alla registrazione di video che è stata fatta e insieme eventualmente alle slide che se i relatori vorranno lasciare a disposizione e ai link per scaricare il sito di per casa e per e in Open Cine. Paolo, se volevo
fondare una scuola, quella di Case Nuove, è successo più o meno 3 anni fa. Dicevo, circa 3 anni fa, con un gruppo di persone interessate, ma soprattutto perché c'era la disponibilità di una maestra di Case Nuove in particolare, è stato informatizzato e creato un piccolo laboratorio recuperando dei PC che avevano in realtà delle aziende qui nel territorio. Sono state messe a Case Nuove, sono state messe su 12 postazioni di lavoro Linux. È stato utilizzato come distribuzione Linux, una distribuzione prodotta dal CNR, il CNR è il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano. Sul territorio italiano sono diversi anni, più di 10, che ci sono degli istituti di Stato pubblici che lavorano per fornire supporto, informazione didattica, quindi non solo la scuola, la pubblica amministrazione, ma anche la scuola in senso stretto, a degli istituti del CNR che si occupano di didattica basata su strumenti aperti. E che cosa serve? Serve che ci siano competenti sul territorio, persone interessate, non anche gli smanettoni, ma anche persone che hanno tempo da dedicare per acquisire competenze. Serve la volontà. Secondo me è restrittivo pensare che l'obiettivo di questo tipo di approccio all'informatica sia soltanto una questione economica, no? Sono molto d'accordo sulla questione. Il risparmio, sì, ci interessa adesso risparmio, evitare se crisi e tutto il resto. Si vede però soltanto il contingente, cioè si vede il problema di adesso. Non si vede che a casa nostra la maggior parte di noi ha già Linux in casa e non lo sa. Perché la gran parte dei decoder digitali funziona con Linux, la maggior parte dei telefoni cellulari fanno perdere controllo. Molti di questi, specialmente i tablet mobile, funzionano con strumenti tipo Linux. Molte delle macchine, dell'automazione delle macchine come i frigoriferi, come i mobili, hanno sistemi Linux dentro. Linux, e quindi l'open source, ha significato innovazione. Ora, qui magari un giorno faremo un discorso diverso, faremo un discorso filosofico. Il perché un modello di software aperto, di codice aperto, ha portato più innovazione che altro. Cioè, perché un modello di quel tipo in realtà ha portato uno sviluppo tecnologico, scientifico, culturale negli ultimi 20 anni enorme. La maggior parte dei sistemi di comunicazione che usiamo adesso, internet, molti dei protocolli standard, sono nati da quel tipo di approccio. Quindi il successo di questo, come dire, meccanismo collaborativo, noi adesso parliamo di meccanismi collaborativi pensando a gli strumenti con cui noi facciamo chat, facciamo Facebook, facciamo queste cose. Questo tipo di collaborazione vissuto in un contesto produttivo o di ricerca, di speculazione, come diceva Stallman prima, è molto importante perché in realtà unire il pensiero significa aumentare la qualità e la capacità di produrre innovazione. L'Europa in questi ultimi 20 anni ha fatto molto, molto, che poi magari è andato con investimenti negli Stati Uniti perché in Europa e in Italia non si spendono soldi per queste cose, se ne spendono pochi. Ma il pensiero molto spesso è nato qua da noi. Quindi il pensare in questa maniera significa non soltanto risparmiare soldi, ma anche portare soldi investimenti nel territorio, essere creativi. Okay. Da noi ce n'è bisogno in Italia, specialmente perché nelle mani abbiamo perso tantissimi posti di lavoro, tantissimi. E bisogna pensare che bisogna fare cultura dal basso, la dobbiamo fare tutti noi. E la paura del nuovo è chiaro che porta difficoltà. Lei ha sperimentato delle difficoltà enormi, io dove lavoro io, anche noi abbiamo questo stesso problema. C'è qualcuno dal lato ha deciso che ovviamente risparmiare 5 milioni di euro di licenze in un'azienda è tanto. Quindi se passate 10 milioni e 5 milioni, si è fatto un accordo quadro con la Microsoft per cui quei soldi sono stati tagliati, però operativamente le persone hanno avuto un sacco di problemi. Perché è chiaro che se tu prendi una decisione dall'alto e poi, come dire, non la condividi con le persone è difficile. Per prendere e trovare degli utenti chiave che gli portano cultura all'interno dell'azienda è importante, ma anche a rovescio. Cioè, da un certo punto di vista, lo spirito dei 5 Stelle, forse da questo punto di vista, ha incarnato anche la volontà delle persone di chi si è fatto carico di vivere nel suo territorio con le proprie esigenze e quindi di stimolare negli altri anche un avanzamento. È lo stesso spirito collaborativo che in questo caso porta a dire che cosa posso fare io di buono.
è importante che investo in qualche cosa che mi dia un futuro? È importante pensare che produco in maniera collaborativa piuttosto che in maniera controllata e chiusa su me stesso? In questo caso, nella prospettiva civica, culturale, è sicuramente molto importante per la società umana e per la società fatta. Quindi, partire dal basso, nelle scuole, i bambini, questi di case nuove, sono arrivati che ovviamente non l'avevano mai visto un open office, mai visto. La persona che andava lì ed era un volontario a fare scuola, perché le maestre avevano assegnato a turno una volta un'ora o due ore alla settimana, a questo signore, si chiama Simbano, è stato gentilissimo, mi ha sempre lavorato nel mondo Microsoft, ha guardato come era fatto l'open office, quella volta ancora c'era l'open office, lui era ancora un po' più giovane, però ha capito subito che molti concetti erano trasportabili, mi ha aiutato a insegnare ai bambini a usare gli strumenti dell'office automation su un ambiente open. È stata, come dire, lungimirante l'insegnante, hanno capito che era un vantaggio nella scuola, perché almeno non ci sono i soldi neanche per fare le fotocopie, figuriamoci avere dei PC in classe. Si parte da questo, quindi se ci sono persone, se c'è il desiderio di approfondire, se ci sono ragazzi giovani, ho visto che hanno fatto delle scuole, anche dei corsi qui, nelle nostre scuole superiori, ci sono dei ragazzi che hanno fatto dei corsi di open source e di open office, ben venga, creare un tessuto che lavora anche su questo. Serve sia per aiutare la pubblica amministrazione a superare lo scoglio, perché poi queste persone quando cresceranno lavoreranno, ma anche per essere più produttivi, per essere aperti al futuro. Se restiamo indietro e chiusi in ambito settoriale, restiamo sicuramente solo di farci del male.